Buonasera, riprendiamo Consiglio Comunale. La parola al segretario generale per l'appello nominale. Grazie. Buonasera, Aiosa, Antonioli, Bernardi, Boccia, Caponi, Chittò, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio, La Miranda, Landucci, Lanzoni, Nossa, Pastorino, Pennasi, Pietra, Romagnello, Teormino, Pittaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. Risultano consiglieri presenti 16 e 9 assenti, quindi la seduta è valida. Risultano assenti giustificati i consiglieri Cremonesi, Gianvecchio e la consigliera Pennasi. Prima di iniziare ho bisogno dei tre scrutatori. Chi si propone? Romaniello, Foggetta e Lanzoni, grazie. Quindi la seduta è aperta e riprendiamo con gli interventi per i gruppi. Ha chiesto la parola come gruppo Partito Popolo della Libertà, consigliere Di Stefano, prego. Sì, grazie Presidente, apro io le danze questa sera. Ma se da un lato, diciamo, ascoltando le parole dell'assessore ieri sul bilancio e andando a spulciare un po' il bilancio che ci è stato mandato dagli uffici tecnici, se da un lato non c'è nulla da eccepire dal punto di vista tecnico, vista la professionalità dei dirigenti che lo predispongono, anche la chiarezza che comunque garantisce il bilancio armonizzato. Dal punto di vista politico, alcune considerazioni devono per forza essere denunciate, nel senso che a questo bilancio manca quello che abbiamo sempre sostenuto come opposizione. Da quando siamo in Consiglio Comunale, una capacità di rimodulare la propria capacità di spesa secondo quelle che sono le normative anche nazionali. E a cosa mi riferisco? Mi riferisco ai tagli dei trasferimenti statali che, come ben sa l'assessore, non è che sono tagli che sono avvenuti ieri o da qualche settimana o da un anno, cioè sono iniziati ormai dal 2010-2011 e paghiamo lo scotto che le varie giunte che si sono susseguite e i vari bilanci che avete approvato non hanno effettuato alcuna reale spending review sulla spesa corrente. E lo dimostrano i numeri, perché poi ritroviamo tutti i tagli proposti agli enti locali, al Comune di Sesto San Giovanni, riportati esattamente nelle entrate tributarie. E infatti, andando ad analizzare proprio le entrate tributarie, si può denotare immediatamente una corposa manovra tributaria che si è creata nel corso degli anni, dai 6 milioni e mezzo di IRPEF ai 22 milioni di IMU,
ai 14 milioni e 4 di tassa rifiuti, agli 8 milioni e 3 di TASI e poi quelle inferiori, il milione per la TOSAP, per la pubblicità, la tassa sulla pubblicità, l'imposta comunale sulla pubblicità e 500 mila euro di imposta di soggiorno. E lei ieri, assessore, ha detto noi quest'anno non abbiamo aumentato le tasse, però la valutazione va fatta con l'inizio del mandato. Ad inizio mandato il prelievo fiscale era di 45 milioni di euro, ora a bilancio ci abbiamo 54 milioni di euro, a casa mia un aumento del 20%, di 9 milioni di euro che sono esattamente il taglio dei trasferimenti statali che sono stati riportati nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni. E pertanto va chiarito che l'aumento della tassazione c'è stato, che poi l'avete fatto al primo anno del mandato per giustificarvi negli anni successivi è un altro discorso, una scelta politica, ma non potete dirci per onestà intellettuale che non avete aumentato la tassazione. E le giustificazioni che ho sentito ieri sono da manuale, perché lo slogan dei tagli statali è, diciamo, sempre quello più in voga. Al secondo posto potremmo mettere quello che utilizzavate lo scorso anno, la necessità di garantire determinate detrazioni e una certa qualità nel livello dei servizi. E in ultimo, sentivo anche ieri sera la necessità di ripianare il buco per quanto riguarda le farmacie e anche gli investimenti sulla scuola. E mi è piaciuto pure il vostro tentativo di sganciarvi politicamente dai vostri predecessori, liquidandoli dicendo va, il buco l'abbiamo ereditato, gli investimenti sulla scuola noi non li abbiamo, non erano a bilancio, abbiamo dovuto affrontare tutto quanto, però subentra anche una responsabilità politica che voi non è che potete liquidarvi in questo modo la situazione dicendo chi c'era prima ha lasciato la situazione così, perché andiamo poi a vedere fra le prossime amministrazioni, alle prossime amministrazioni che situazione lasciate voi. Vi ricordo che a gennaio sono crollati dei soffitti sulla testa dei bambini, cioè gli investimenti sulla scuola siete stati obbligati a metterli a bilancio, altrimenti la situazione degenerava. E sembra quasi che questo bilancio sia stato dettato da un destino cinico e barbaro, nel senso che il Partito Democratico sembra a parole diverso da quello che poi è nei fatti, nei comportamenti. Che sia altro anche da quello che oggi guida il nostro governo nazionale, da Renzi. E io mi chiedo che cosa succede nel percorso che va da Sesto a Roma, perché è veramente misterioso. Resta il fatto che a Roma, così come a Sesto San Giovanni, governa il Partito Democratico e voi non trovate mai una soluzione migliore che aumentare la pressione fiscale. E parlate, vi riempite la bocca in continuazione di slogan, così come fa il vostro leader Matteo Renzi, riqualificare la spesa, sostenere la domanda, migliorare il welfare, garantire gli investimenti, ma poi giunti al punto del fare, dell'essere concreti, salvo finanziamenti che mette a disposizione la Regione Lombardia, che è amministrata grazie a Dio dal centrodestra, l'unica vostra soluzione è giù botte da orbi con la mazza fiscale ai nostri cittadini. Cioè, non è che lo dico io, ma lo dicono i dati di bilancio. La spesa corrente, assessore, lei ieri ha detto si sta riducendo. Io invece, andando ad analizzare quella che era inserita lo scorso anno e quella di quest'anno, vedo che passa dai 73 milioni di euro ai 76 milioni di euro, quindi che lei voglia far passare i 500 mila euro o presunti tali o all'incirca di riduzione della spesa dovuto a una riorganizzazione del personale, quella non è una riduzione di spesa, è una riduzione di un capitolo del bilancio. Se poi lei me lo sposta sotto altri capitoli non ha fatto alcun taglio della spesa.
Difatti la spesa passa a 76 milioni di euro. Non so dove lei ha visto questo taglio, i numeri sono gli stessi, I numeri del bilancio sono gli stessi, quelli che ho io e quelli che ha lei, però lei lo interpreta a modo suo. E avvalora anche questo mio questo dato l'elemento che identifica la pressione tributaria pro capite, anche quello non è diminuito. Di conseguenza, dove ha visto lei la riduzione della spesa e dove ha visto il mancato aumento delle tasse? Perché su entrambi o li ha detti in malafede, oppure, non so, abbiamo dei bilanci diversi io e lei, guardi. E poi andando più avanti, sempre sulla voce delle entrate, c'è un altro elemento che politicamente desta molta preoccupazione, che è quello relativo alle entrate per l'alienazione dei beni pubblici, degli immobili comunali. Mi sembra chiaro che il vostro utilizzo del valore degli immobili sia finalizzato a fare una quadratura dei conti, nel senso che vedete che a fine anno vi servono 3-4 milioni di euro, allora che cosa fate? Valutiamo quanti immobili cedere, così il bilancio si salva. Però così create il problema da un'altra parte, per quanto riguarda la gestione della casa popolare, dell'edilizia residenziale pubblica, perché se a questo non associamo un programma, un piano casa credibile, automaticamente si sposta il problema, verso le persone che sono in lista d'attesa per l'abitazione. E i dati anche qui, abbiamo messo 10 immobili in vendita 2 anni fa, 50 in vendita lo scorso anno, per un totale di 60, che servono sì per far quadrare il bilancio, ma allo stato attuale non sono stati, buona parte non sono stati ancora venduti. E ci troviamo non a caso delle liste d'attesa infinite per una casa popolare. E come abbiamo visto ieri sera, le liste per la casa popolare ormai sono praticamente monopolizzate, specialmente stavo guardando anche stamattina, tutte le prime posizioni sono quasi di tutti cittadini stranieri, nulla che dire contro di loro, ci mancherebbe, però no, nulla che dire contro di loro, ci mancherebbe, guardi, glielo ripeto Pietra, mentre quelli che da oltre 30 anni, 20 anni erano in possesso, godevano diciamo della casa popolare, si sono visti recapitare una bella letterina dove con tanto di valutazione degli uffici tecnici, una perizia degli uffici tecnici, li invitava o a accendersi un mutuo a 80 anni, perché questi sono poi i dati. Persone di 80 anni, vedove che hanno, dopo 30 anni che vivono nella propria abitazione, si ritrovano una bella lettera dove gli dicono o compri o vai da un'altra parte. Io non so come definirla, insensibilità da parte vostra o disattenzione, però credo che questi comportamenti non fanno che creare volutamente delle tensioni sociali e generano poi la percezione per i nostri cittadini di essere visti esclusivamente come dei bancomat, nel senso che il comune li considera esclusivamente quando c'è da pagare le tasse. Poi quando si parla di sensibilità, di comprendere le esigenze dei singoli cittadini, o fanno parte di determinate categorie da voi individuate come beneficiari di detrazioni e altro, oppure gli si sbatte la porta in faccia. Io non credo che l'aumento della tassazione del 20% come da voi perpetrato in questo da inizio mandato sia la strada giusta, anzi al contrario, io sono più per un comune leggero, per un comune che leva le mani dalle tasche dei cittadini,
perché è la spesa che andava riqualificata, e ve lo continuo a dire, come ve l'ho detto anche lo scorso anno. Dobbiamo scegliere un welfare che sia più coerente, che sia per tutti. È ovvio che se aumentano, sono aumentati i tagli da parte dello Stato centrale e avete deciso di non ridurre la spesa, beh, allora è il welfare che si dovrà per forza rimodulare, altrimenti chi sostiene queste entrate tributarie, la classe media, va a finire veramente che, non dico l'affosserete, ma già la state affossando, e ci sono delle responsabilità politiche. Poi ritengo che andando a valutare questo bilancio armonizzato, che dà degli strumenti rispetto al passato notevoli anche per noi dell'opposizione per individuare determinate anomalie di come vengono gestiti i soldi pubblici, ad esempio il fondo di crediti di dubbia esigibilità, che è stanziato in quasi 3 milioni di euro e viene calcolato sulla base degli ultimi, mi sembra, 5 anni, mi sembra aver letto su internet. E sappiamo benissimo che è calcolato sulla base dei dati pregressi e su alcuni indicatori, e comprendiamo ora come molti cittadini che appartengono al ceto medio e non riescono a pagare, non sono più in grado di pagare la tassa dei rifiuti, l'affitto popolare, la mensa o la retta per il proprio bambino nella scuola, si ritrovano poi indebitati involontariamente nei confronti della pubblica amministrazione. Ma la rabbia, diciamo che aumenta nel momento in cui, al di là di come voi concepite il livello di detrazione, nel momento in cui si vedono degli sprechi. Perché mentre le detrazioni sono scelte politiche, gli sprechi sono scelte che non voglio neanche definire politiche. Vi porto alcuni esempi. Sulla sicurezza avete deciso di tagliare il turno notturno dei vigili, salvo poi pagare 50.000 euro a una società per vigilare di notte il comando. Cioè, spiegatemi che senso ha questa scelta. Avete tolto un servizio, ma il costo c'è stato. Un altro esempio, prendiamo la GEAS che gode di oltre 100.000 euro per le detrazioni di categorie deboli che devono andare in piscina. Sempre la GEAS ha goduto di 800.000, non lei direttamente ovviamente, gode indirettamente del fatto che sono stati stanziati più di 800.000 euro per la ristrutturazione della piscina San Denis in passato. E essendo lei il gestore ne usufruisce rispetto alle altre associazioni sportive. Io non capisco come mai negli altri comuni le associazioni sportive hanno gli impianti assegnati per un certo numero di anni e gli consente di fare investimenti, a Sesto San Giovanni le assegnazioni degli impianti sportivi sono per pochi anni e il comune si deve accollare tutte le volte le ristrutturazioni, gli interventi ordinari e straordinari. E se da un lato la GEAS gode di e ha goduto di notevoli incentivi pubblici, soldi dei cittadini, dall'altro vedo che altre società sportive non godono di questi finanziamenti. Quindi ci sono figli e figliastri, non so, io lo chiedo se si vuole fare qualcosa a riguardo, se vuole intervenire da questo punto di vista. Così diciamo che il falso buonismo che si nasconde dietro lo sport, perché falso buonismo, diciamocela tutta, perché se si vogliono garantire il diritto, si vuole garantire il diritto allo sport, lo si deve garantire a tutte le associazioni sportive, non soltanto ad alcune, diciamo, politicamente, concedetemi questo termine, vicine all'amministrazione. Così come è un falso buonismo il vostro diritto alla salute, che tanto sbandierate. Io ho cercato disperatamente anche un euro stanziato in questo bilancio per l'interramento dell'elettrodotto killer di via Sottocorno, non ho trovato nulla.
Non ho trovato nulla. L'unica cosa che ricordo è le dichiarazioni dell'assessore Iannizzi davanti alle televisioni, dove ha garantito tranquilli lo interriamo. Spenti i riflettori, spenta la televisione, si è spento per voi anche il problema. Poi, al di là del teatrino che avete messo in piedi con il rimpallo di responsabilità dell'ARPA, dell'ASL, credo che la situazione in via Sottocorno sia veramente grave e quantomeno a fronte di oneri di urbanizzazione che potevano essere, l'intervento poteva essere inserito tranquillamente nel PI Marelli, poteva essere inserito nelle bonifiche del parco della Media Valle dell'Ambro, poteva essere inserito nel PI della Bergamella. Se non lo avete fatto in questi tre contesti che sono proprio l'intorno e che consentivano a buona amministrazione di risolvere il problema, credo che non lo facciate proprio, non c'è la volontà di farlo. Però questo voi non lo dite perché elettoralmente non porta consenso, ci mancherebbe. E infine, per quanto riguarda la parte di bilancio e la parte corrente, le spese principali sono 27 milioni di personale, 37 di servizi, smaltimento rifiuti, gestione del verde, urbanistica, a seguire la polizia locale, diciamo un totale di 76 milioni e nessuna proposta credibile, assessore, di riduzione di quella che è la spesa pubblica. Concludo dicendo che ovviamente non posso che essere contrario a un bilancio che si basa su un aumento di tasse valutato come da inizio mandato del 20% corposo, una mancanza di fondi appropriati per migliorare la sicurezza, anche qui non mi sembra che ci siano interventi sulla sicurezza del territorio, su una presenza maggiore dei vigili o quant'altro, mancanza di fondi anche per migliorare la salute dei cittadini. Io finché non vedo un progetto per l'interramento dell'elettrodotto non credo che ci sia la volontà da parte dell'amministrazione di difendere la salute dei nostri cittadini. E neanche un utilizzo strumentale del valore degli immobili pubblici esclusivamente al fine di far quadrare il bilancio. E non c'è quindi nessuna volontà da parte vostra di seguire una logica della meno spesa, meno tasse, che ci contraddistingue come centrodestra e che abbiamo sempre rivendicato. Quello che mi dispiace è che avete utilizzato eccessivamente, anzi dispiace per i cittadini che è stato utilizzato eccessivamente, la leva della pressione fiscale locale, disattendendo tutte quelle che erano le raccomandazioni che noi come opposizione vi abbiamo fatto in questi anni. E credo che questo sia l'inizio, specialmente dopo il tentativo di confutare la realtà da parte dell'assessore, sostenendo che non sono state aumentate le tasse, che è ridotta la spesa. E ritengo a questo punto che, non essendo raccolte le osservazioni che l'opposizione ha fatto su tentativi di rimodulare la spesa in base ai tagli che sono stati protratti dal governo centrale nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni, questa battaglia non si risolve all'interno del Consiglio Comunale, però è giusto che l'opposizione con tutti gli strumenti che ha a disposizione la porta a conoscenza dei cittadini. Grazie. Grazie al consigliere Di Stefano, ha chiesto la parola. Gruppo Verso Sesto e consigliere De Nori. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Comincerò col dire che in questo bilancio ho trovato diversi spunti che mi fanno pensare che questi due anni saranno molto intensi. Due anni in cui il coraggio dovrà farla da padrone per governare scelte importanti che ho verificato essere parte integrante del documento unico di programmazione, in quella sezione strategica dove, come dice il documento stesso, si sviluppano e concretizzano le linee programmatiche di mandato. Partiamo da quelle cose che forse si è riusciti poco a comunicare. In un periodo in cui i bilanci si fanno quadrare a fatica, reperendo qualsiasi risorsa possibile,
si è riusciti ad ottenere un ottimo risultato sul tema del risparmio energetico. Un tema che in tante occasioni la cattiva politica usa solo come decoro del programma. Bene, a fine 2015, seguendo il piano di ammodernamento della rete, come da linea di indirizzo dell'assessorato al demanio e patrimonio, il risparmio energetico inerente all'illuminazione pubblica sarà ben pari al 35% del consumo complessivo. Quindi non parliamo solo di tagli, come ci si potrebbe aspettare, ma anche di interventi importanti sulla riqualificazione del patrimonio, anche perché spesso sono queste, in periodi di ristrettezza, le risorse che vengono meno e che vengono tolte. Noi crediamo che una corretta manutenzione e conservazione in buono stato del patrimonio non può che essere obiettivo assolutamente non trascurabile per un'amministrazione attenta. È per questo che apprezziamo quanto previsto relativamente alla manutenzione del patrimonio stradale, perché prevedere investimenti sulla manutenzione delle strade significa avere attenzione per la sicurezza e quindi avere a cuore la salute e il benessere dei cittadini. Gli obiettivi dell'amministrazione credo debbano essere di un più ampio progetto, guidato dalle linee programmatiche approvate in quest'Aula, nelle quali ci riconosciamo noi ancora ad oggi. Mi è chiaro anche però come in un'ottica necessaria di reinterpretazione di parti della città da vivere quotidianamente sia d'obbligo pianificare anche strada facendo, poiché le situazioni, ma non solo le situazioni, il mondo tutto cambia e non rimane fermo ad aspettare la fine di un mandato o il compimento di un documento programmatico, credo si debbano affrontare questioni che, lasciate in sospeso, come è successo in passato, possono aggravarsi e rischiare di diventare, sia dal punto di vista sociale che economico, un peso assolutamente insostenibile. Beh, si è arrivati a definire la questione del centro culturale islamico, una di quelle partite difficili che hanno però visto questa amministrazione capace ora di mettere un punto fermo, peraltro in un momento in cui l'acuirsi di drammatiche situazioni a livello internazionale non fanno altro che lasciare spazio alle speculazioni di chi tutto vuole tranne il dialogo e la pacifica convivenza. E questo vale per tutti gli attori del quadro politico e religioso. Non sono solito cercare di sviluppare intorno a discorsi di questo tipo battaglie in stile tifoseria da stadio. E non sono neanche solito semplificare il tutto scrivendo sulla lavagna dove stanno i buoni e dove stanno i cattivi, perché sarebbe semplicissimo, ma deleterio per tutta la società. In termini di trasformazione, si è cominciato a ragionare sull'avvio di un progetto partecipato per lo studio di fattibilità sulla pedonalizzazione del centro cittadino. Bene, chi ha seguito in questi anni il dibattito che si è sviluppato intorno a questo tema può comprendere quanto delicata sia la questione che coinvolge i diversi attori in gioco. Questo della pedonalizzazione fa parte di quelle tematiche che, forse perché appunto molto delicate, è rimasta troppe volte poco considerata come opportunità di sviluppo e che invece ora muove come progetto i primi passi, partendo dall'ascolto che auspico non si fermi solo alle, diciamo così, tradizionali associazioni di categoria. Si comincia a trattare temi relativi al patrimonio in termini di valutazione oggettiva per capire quanto beni come il centro Salvador Allende, cioè la ex colonia di Bibbona, abbiano un vero ritorno sociale o economico. Utilizzare metodi estimativi a supporto delle scelte politiche è ormai inevitabile e necessario, così come è inevitabile aprire più ampie discussioni sul ruolo degli enti locali. Le scelte come quelle previste nel piano di dismissioni, nel quale rientrano 50 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, è sicuramente una novità che non tutte le parti interessate, come i sindacati degli inquilini, hanno approvato, ma rappresenta un'assoluta novità per le politiche di gestione del patrimonio immobiliare del Comune. Qui, dopo aver sentito l'intervento del consigliere Di Stefano, apro una parentesi, perché io penso che un partito come Forza Italia, forse credo ancora di ispirazione liberale, ha avuto un lapsus nel suo intervento dicendo chi ha la proprietà degli appartamenti da 20-30 anni, ecco, è proprio quello, cioè non ci dovrebbe essere la proprietà anche dopo 20-30 anni. Io credo che un liberale a sentire una cosa del genere dovrebbe rotolarsi a terra in preda a una crisi di indignazione convulsiva, invece vedo che quasi si approva questo tipo di
questo tipo di vizi, perché effettivamente di vizi si parla. Ma io dico che questo è un cambiamento che ha segnato una svolta e che non, e spero che in futuro non debba soffrire ancora delle resistenze di coloro i quali pretendono, senza porsi, come dovrebbe avvenire nel corso di tutte le trattative, ma anche nei consueti rapporti tra ente e rappresentanze, anche nell'ottica e nel rispetto della posizione della controparte. Perché se è vero che è stato programmato un piano di dismissioni, è anche vero che c'è una parte dei sindacati degli inquilini che hanno osteggiato questo piano. Legittimo, però ritengo che questo sia un grande cambiamento nelle politiche abitative. Ci si è posti in maniera più marcata, infatti, anche il problema della morosità degli inquilini delle case comunali, perché trasformare, perché ricordiamo che tutto quello che verrà incamerato dalla vendita degli appartamenti verrà reinvestito ancora nel pubblico, quindi qua c'è anche una parte che è stata trascurata, come dicevo poc'anzi, dal consigliere Di Stefano, che si è dimenticato di dire che i fondi vengono incamerati, sì, incameriamo, ma li reinvestiamo sempre sulla stessa partita per migliorare il patrimonio. Migliorare la città è responsabilità di tutti, e solo se tutti fanno la loro parte, i cambiamenti, anche in questo caso, culturali inerenti al rispetto del bene comune, possono venire a beneficio della comunità tutta. Cambiare riferimenti e rivolgersi anche a interlocutori diversi da quelli attuali o tradizionali presenti sul territorio permette di aprirsi per poter guardare oltre e presentarsi con progetti che chi ha a cuore il destino della città, anche se di orientamento politico differente, non può astenersi dal sostenere. Certo, è un cambiamento graduale, un cambiamento che può però permettere di interpretare meglio i cambiamenti che la società tutta ci chiede. Vi sarete accorti che io ho sottolineato soprattutto quei punti che riguardano l'assessorato al demanio e lavori pubblici. Ricordo che la lista verso Sesto è rappresentata, diciamo così, in giunta dall'assessore Piano, che in questo momento sta vivendo un momento difficilissimo. Un momento difficilissimo, e noi speriamo che possa superarlo nel più breve tempo possibile, perché apprezziamo molto il lavoro che ha fatto e sta facendo. Ringraziamo il sindaco, che con lui ha collaborato ed è parte di tutto quello che è contenuto nel mio intervento, negli interventi che l'assessore Piano ha messo in campo e ha sviluppato in questo suo periodo. Gli facciamo i migliori auguri di pronta guarigione e speriamo di rivederlo presto. Grazie. Grazie al consigliere De Noia. Intanto ne approfitto per salutare il dottor Possi e tutti i dirigenti e il personale. Buonasera. Non vedo prenotazioni per intervenire. Ha chiesto la parola la consigliera Franciosi con il gruppo consigliare 5 Stelle. Prego. Sì, grazie Presidente. Rompo gli indugi in attesa che altri abbiano intenzione di continuare. Allora, con questo bilancio si conferma dal nostro punto di vista il trend degli ultimi anni, trend che ha caratterizzato l'attività
di tutta la Giunta appunto negli ultimi anni. Grandi annunci di grandi impegni e poi la misera consolazione di un ridimensionamento della realtà nell'arco poi dell'anno. Così come è successo gli anni scorsi, sicuramente succederà anche quest'anno. Per quanto riguarda le entrate, ci avete detto in tutte le lingue, ci terrete a confermarlo più volte anche nell'arco della discussione, che la nota positiva è che le tasse non sono aumentate, o meglio, non avete cambiato le aliquote. Peccato che poi l'analisi dei numeri assoluti ci dica ben altro. La Tari ha un aumento di gettito totale di circa 1 milione di euro. La Tasi ha un aumento del gettito totale di circa 300.000 euro, che però verrà pagato finalmente da un... Questa secondo me è l'unica nota positiva, verrà pagato da un soggetto che prima non pagava e che ha immobili sfitti, no, invenduti e mai affittati, ma solo costruiti, e quindi giustamente per quanto ci riguarda paga la tassa. Peccato però, come diceva la consigliera Landucci in commissione, avremmo potuto utilizzare questi soldi per andare a sgravare le famiglie in difficoltà del pagamento della Tasi. C'è anche la tassa di soggiorno, perché di fatto questa è una novità del 2015, anche se è stata introdotta nel 2014, però è stata deliberata a settembre, di conseguenza a fine stagione, però a fine stagione, a ottobre, novembre, insomma non credo che ci sia stato un grande introito da parte della tassa nel 2014. Ed è la nuova tassa in previsione dell'Expo. Ma sì, spremiamoli questi turisti, o almeno quelli che avranno la fantasia di andare a visitare quello che secondo noi è il grande flop e che è l'Expo, che si terrà a Milano tra circa 10 giorni e che non ha ancora finito di costruire tutti i cantieri. Nota di colore, pare che ci siano dei bandi per poter chiudere i cantieri aperti che non andranno a compimento. Quindi spannometricamente abbiamo 1,8 milioni di euro in più di entrate di tipo tributario, ai quali forse si potrebbe aggiungere l'aumento della bolletta dell'acqua nel caso in cui andasse bene a capo il ricorso al TAR per includere nella tariffa il canone non ricognitorio. In tutto questo il fondo crediti di dubbia esigibilità è di circa 3 milioni di euro nel 2015. E se non sbaglio era la stessa cifra anche l'anno scorso. E questi fondi, questi soldi non riusciamo a recuperarli, però pare che a breve arriverà una società di recupero crediti che si andrà a sostituire ad Equitalia, quindi di fatto dalla padella alla brace, per andare a recuperare questi fondi. Per il resto non riusciamo in alcun modo a far fruttare i nostri servizi. Diamo in concessione per poche lire alle cooperative i nostri servizi. Anzi, capita molto spesso che poi alla fine sia il comune a dover mettere mano al portafoglio per coprire affitti e bollette non pagate, per non aprire il capitolo della morosità colpevole delle case ERP. Prima o poi spero che qualcuno faccia qualcosa su questo argomento. Per non parlare dell'idea geniale del project financing per la gestione delle strutture sportive, business plan che non sono minimamente aderenti alla realtà delle cose, sostenuti con mutui che alla fine ricadranno sul pubblico, perché la società privata non riuscirà sicuramente a far fronte all'impegno preso. Altre entrate sono realizzate da un contenimento dei costi strutturali, realizzati di fatto solo con il blocco delle assunzioni e la non sostituzione del personale che va in pensione, e la ricontrattazione dei mutui che dovrebbe liberare delle risorse. Speriamo che quest'estate il villaggio Falck veda finalmente risolto i problemi di decoro urbano che lamentano da anni, visto che si sono liberati 630.000 euro, sarebbe una bella idea se venissero investiti lì. Riguardo poi alla riorganizzazione dell'azienda comune, erano previste grandiosissime manovre e forse nell'intenzione del dottor Tranchida c'era anche la convinzione di riuscire a realizzarle. Solo che la sensazione che si ha è che anche in questo caso le cose siano state fatte a metà. Il numero dei dirigenti, che poi sono le unità che pesano di più sul bilancio comunale, non cambia di fatto, se non per il pensionamento della dottoressa Fiori. Noi siamo convinti che il dottor Tranchida nella sua visione avesse previsto 10 dirigenti, ma che poi abbia dovuto cedere e riportare il numero a 13, tirando fuori dal cilindro
i dirigenti delle strutture complesse, geniale, una fantasia invidiabile. Per non parlare della non risposta che ho ottenuto alla mia interrogazione sulla riorganizzazione. Così come noi siamo il non partito con il non statuto, voi siete l'azienda che riorganizza senza in realtà riorganizzare, che riorganizza ma che non prevede un aggravio di costi iniziale, condizione necessaria in tutte le riorganizzazioni. Questa è una riorganizzazione per efficientare un sistema che è già efficiente, guai a dire il contrario, ma ha bisogno solo di esserlo un po' di più. Di fatto ci è stato confermato che ci sono ad oggi ancora delle posizioni che non hanno quasi più ragione di essere e che pertanto non verranno riallocate in futuro, ma guai a parlare di esuberi. Un po' come per le esternalizzazioni dei servizi, si fa di tutto per dimostrare la necessità di esternalizzare nelle retrovie, salvo poi dichiarare pubblicamente il contrario. Sembra una di quelle super cose che ogni tanto il vostro capobastone a Roma dice o twitta. L'investimento previsto per il rinnovo dei sistemi informativi a fronte di una ristrutturazione di questo genere è minimo e significa che di fatto la riorganizzazione deve essere venduta politicamente e non è vista come una reale opportunità. E poi mi dovete dire che cosa se ne fa, ad esempio, il comandante della Polizia Locale di Sesto di due vice. È realmente una necessità? Ho chiesto ad altri comuni qua attorno a Sesto, ma tutti, tranne per i capoluoghi di provincia che hanno altre dimensioni, hanno altre necessità, tutti hanno un solo vice. Beh, noi ne abbiamo due. A fronte dei tre di prima è sicuramente un miglioramento, però. Entrando nel merito del DUP, che è il documento unico di programmazione, che di fatto è il piano politico di gestione di quest'anno, constatiamo come ancora una volta ci sia un concentrato di annunci ma che poco hanno a che fare con la realizzazione dei progetti. Vengono dettagliati solo i progetti che sono da anni che portate avanti. Questi progetti, nello specifico quelli culturali o quelli legati alla scuola o alla gestione dei bambini, mettiamola così, vengono dettagliatamente spiegati come si pensa di realizzarli e quali sono gli obiettivi di realizzazione. Grande pompa magna per la città della salute. Dopo tutti gli arresti dell'anno scorso, mi si accappona la pelle a pensare a quella gentaglia, che quella gentaglia avrebbe potuto mettere le mani su questo progetto. Adesso si sono un attimo fermati gli arresti. Anche se dalla regione le voci sono un po' diverse, pare che si siano bloccati solo per permettere il procedere di Expo. Poi l'autunno sarà nuovamente caldo. E comunque il taglio del nastro è stato ulteriormente posticipato. Chissà se la fine della prossima consigliatura vedrà la realizzazione del grande progetto. Ma a parte questo, di progetti non se ne vedono, di cose concrete, reali, che vanno a colpire il nostro presente. Intendo progetti che abbiano appunto una realizzazione immediata e una ricaduta positiva per la città. Viene riesumato il PI Marelli, affossato insieme ai Pasini, e il PPR Vulcano, che avrebbe dovuto essere finito da anni. Viene fortemente pubblicizzata la tangenzialina di Viale Edison, ma poi mi dovete spiegare, perché io vi giuro che non lo riesco a capire, qual è l'obiettivo della tangenzialina di Viale Edison e come si sposa con il PAES, perché non si sposa con il PAES. Si parla di riqualificazione delle dotazioni di verde tramite il coinvolgimento anche dei cittadini, ma non paghiamo una cooperativa per fare tutto ciò? Abbiamo ancora bisogno dei cittadini? Si parla di mobilità sostenibile e di rilancio del centro cittadino pedonalizzandolo, ma non si capisce come pensate di far sposare la mobilità sostenibile con il progetto inietta traffico di una tangenziale che spacca in due la città. Si parla di car sharing, ma se il traffico di Milano viene coinvogliato nel cuore di Sesto, per quanto i cittadini sestesi facciano buona pratica di car sharing, la qualità dell'aria e della vivibilità della città saranno solo peggiorate. A proposito della qualità dell'aria, nessuna menzione in merito al campionamento puntuale che avrebbe dovuto realizzare ARPA la scorsa estate e lo scorso inverno. Quando ci presenterete i dati? Che poi forse, sempre con la realizzazione della tangenzialina, andrà anche rifatto,
Bisogna capire come cambierà la qualità dell'aria per il quartiere 5 con la tangenziale est via Edison e l'inceneritore. Una triangolazione alquanto preoccupante. E potremo andare avanti così all'infinito per le incongruenze tra la vostra attività e quello che riportate nel DUP. Per quanto riguarda il programma, ad esempio, di trasformazione e riqualificazione urbana, si parla di realizzazione dei contratti di quartiere. Ancora. Ma tutte le volte che l'ho letto, in questi anni, avreste dovuto già averli realizzati. Realizzazione del Parco delle Torri e della Casa di Plastica, anche questa già sentita. Sembra quasi che vogliate riempire degli spazi vuoti o le pagine, ma quando realmente le farete non è dato saperlo. Chiudiamo il CTP quest'anno, davvero? Caspita. Le voci che sono arrivate da Cinisello non sono poi così incoraggianti e la cifra di cui si è parlato in commissione è quasi il doppio rispetto a quello che era stato accantonato negli anni. Ridefinizione delle attività di Core e ProAris, due partecipate per il teleriscaldamento. Certo, una produce e l'altra gestisce insieme ad A2A. Pensare di andare in un'unica direzione e dare tutto in mano finalmente ad A2A? Ma mi sa che ci state già pensando. Chissà solo quando sarà tutto finalmente reso pubblico. E potrei andare avanti così ogni singolo capitolo del DUP. Il demanio. L'attività per il 2015 sarà mirata, c'è scritto, alla ricognizione e al monitoraggio dinamico del proprio patrimonio per individuare criticità, opportunità di intervento e valorizzazione e evidenziare diseconomie gestionali. Ancora, anche l'anno scorso. Io speravo magari quest'anno che ci fossero almeno i primi risultati di questa ricognizione. Stiamo ancora cercando di capire che cosa fare di Bibbona. Sono anni che state cercando di capirlo. Penso ancora prima che io arrivassi a Sesto, che mi trasferissi a Sesto San Giovanni. Era il 2007. Forse se non siete ancora riusciti a prendere una decisione vorrà dire che la struttura non è più gestibile dal comune. Si parla di esternalizzare il servizio disabili, ma a Bibbona siete legati. Forse da affetto, me ne rendo conto. Anch'io sono affezionata alla colonia dove andavo da bambina. Ma forse in tempi di ristrettezze le vacanze sono l'ultimo dei nostri problemi. Sempre sul capitolo demanio. C'è allo studio la fattibilità della pedonalizzazione del centro cittadino. Odio ripetermi, però, come iscrivete il progetto con Viale Edison? Di fatto il centro città sarà difficile da raggiungere per tutto il quartiere 5, che comunque sarà obbligato a prendere la macchina e a fare un giro dell'Oca per arrivarci. E dovrà anche parcheggiare con forte difficoltà all'esterno del centro. Quindi quelli di Cascinagatti, che a me fa ridere quando dicono «vengo a Sesto», verranno ancora meno a Sesto. Capitolo commercio di vicinato. Come si fa a dire di voler potenziare il commercio di vicinato quando siamo circondati da centri commerciali e quando sta per iniziare la costruzione di un nuovo centro commerciale? Star bene mangiando con Sesto per Expo. E poi uno degli sponsor è McDonald's. Non entro nella polemica della pizza, ma è veramente allucinante. Riqualificazione del giardino di Villa Zorn. Era stato riqualificato nel 2012 per la campagna elettorale. E forse sarebbe il caso di riqualificarlo effettivamente perché è pietosa lo stato in cui sono i giochi, quelli vecchi, perché quelli nuovi sono perfetti, ma quelli vecchi, dove mia figlia ci va, ci sono le voragini sotto le altalene. Cos'altro? Riorganizzazione dei servizi della polizia locale. Siete in ballo da 3 anni. Boh, io non so, veramente, come avete visto, non sono entrata nel merito dei numeri, perché tanto non mi perderei, non ne ho le capacità, ci ho provato negli anni e non ha senso che ci provi ancora. Però io vedo che non c'è proprio niente, a parte Alstom, a parte la firma per il campetto coi cinesi. Ma che cosa state facendo di reale per la città? Anche quest'anno nel vostro progetto politico non lo vedo. Grazie. Grazie alla consigliera Franciosi.
chiesto la parola la consigliera Iosa. Prego. Grazie Presidente. Dunque partirei da due dati. Primo, in Commissione abbiamo chiesto se i presunti residui inesigibili fossero riscontrabili in quello dello Stato e in quelli legati alle casse comunali. Tra i residui non esigibili non risultano essere compresi quelli dello Stato. Il fondo crediti dubbia esigibilità è stato costituito sulla base di una ponderazione dei soli residui di entrate tributarie ed extratributarie ritenuti di difficile esigibilità. La costituzione del fondo ha tenuto conto della media statistica di riscossione degli ultimi 5 anni, pari all'81,4%. Ma nella nota integrativa rilasciata dall'organo di revisione si dice che non si è sicuri del fatto che le tasse emesse siano poi riscuotibili. Direi due informazioni che lasciano un po' senza fiato, ma soprattutto preoccupati. Devo dire che personalmente ho un po' faticato a capire questa passione che il nostro gruppo di lavoro ha sempre dimostrato per i residui. Con il nuovo sistema di bilancio armonizzato ho capito che in realtà funziona come la posta a magazzino funziona per le imprese e per le aziende. È l'ago della bilancia da spostare per raggiungere la quadratura. Quindi direi che è carta. Sappiamo bene che ormai lo Stato non ci darà assistenza, anzi, è stato esplicitato dall'assessore Montrasio che in maniera paradossale siamo noi che contribuiamo al bilancio dello Stato per euro 43.465.000. Speriamo quindi che i residui attivi rivenienti dello Stato non presentino sorprese, dubbio peraltro che ci siamo già posti 3 anni fa. Devo dire che la storia dei tagli, che ormai è arrivata a un gettito da parte dello Stato pari a zero, ha avuto un crescente enfatico in questi anni. Faccio fatica a capire se non ci credevate che finisse così o se è talmente difficile, perché mi rendo conto che per gestire un cambiamento di questo tipo ci vogliono le competenze, faccio fatica a capire se ci voglia la stessa cosa che il dottor Tranchida diceva in riferimento alla riorganizzazione del comune, ovvero ci voglia un cambio di mentalità profondo, faticoso. Credo anche che intimorisca chi da sempre ragiona con un portafoglio che non è suo. E allora passo al DUP, che ho letto 3 volte, perché onestamente pensavo di non riuscire a cogliere. Pensavo di essermi distratta, che mentre lo leggevo comunque pensavo ad altro e di conseguenza non riuscivo a rinvenire tutta sta proposità per i prossimi anni. Ci sono molti passaggi in cui viene menzionata Città della Salute e Città Metropolitana, che sembrano essere diventate improvvisamente la panacea risolutiva del malgoverno. Città della Salute, come sapete bene, ci ha visto in condivisione con questa amministrazione, ma sono i tempi che non reggono. Non dipendono da voi, è vero, ma lo sconforto è sulla città esistente, che non progredisce. E non ci si può nascondere sempre dietro alla crisi. La crisi può essere vissuta in 2 modi, come condizione distruttiva e come piagnisteo, o come condizione da cui non si può sfuggire e che obbliga al cambiamento. L'assessore Montrasio ieri sera è partita nel suo intervento parlandoci dell'inaugurazione del nuovo comparto di Alstom. Al di là del giochino vuoto mi frutta 63, pieno mi frutta 35, piagnisteo, devo dire che quello di Alstom è veramente aggredire la crisi. Vuol dire che un imprenditore, un'azienda, ha la capacità di dire sono bravo, sono superiore ai miei competitori, mi gioco tutto e vado avanti. È vero, sia ieri sera che comunque nel DUP si parla anche di ristrutturazione. È vero che i cambiamenti tramite gli uomini giusti possono arrivare,
Anche se a dire questa cosa devo stare attenta, perché ieri sera il consigliere Bernardi, con tono cruento e con rinforzo sonoro, ha sottolineato che, insomma, se il dottor Tranchida è lì, qualcuno lo ha scelto e qualcuno gli ha detto che cosa fare e come farlo. È una scelta politica. Infatti, tutto il progetto da macchina da guerra, che se funzionerà darà veramente una reale inversione di rotta, si scontra contro il muro di gomma della dirigenza, dalla quale l'amministrazione è chiaramente ostaggio. Un grande progetto che vede però in sintesi ridursi i dirigenti, certo, ma man mano che andranno in pensione. Quale progettualità vogliamo trovare in un bilancio in cui, a 2 anni dalle elezioni, ci spiegano che forse l'anno prossimo avremo qualcuno che forse, finalmente, sarà in grado di pulirci i marciapiedi? Attenzione però, li pulirà talmente bene che noi, sulla parola, gli anticipiamo 1 milione di euro. Resta poi da capire, leggendo i documenti, quale novità e quale straordinaria sinergia possa influire per migliorare la pulizia dei giardini e delle strade dividendo i 2 appalti. La sinergia probabilmente si creerà soltanto dopo, quando sempre le stesse cooperative si riconosceranno come portatori di interessi nella prossima campagna elettorale. Vede, consigliere Bernardi, questa, a mio avviso, non è sterile polemica. E colgo anche l'occasione per dirle che io, molto onestamente, mi sono stufata di essere additata in questo Consiglio Comunale come distruttrice del vostro buon governo. Prima di tutto perché, se non ve ne foste accorti, in questa opposizione ci sono più anime, a differenza di quello che succedeva tanti anni fa. In secondario modo, perché come lista civica dei giovani sestesi credo che siamo stati in grado di dimostrare che abbiamo sempre votato per scelta e mai per presa di posizione. Vorrei però che a questo punto lei mi spiegasse, o qualcuno di voi mi spiegasse, in quale sede possiamo fare le nostre proposte, perché in commissione arrivano i giochi già fatti, in consiglio comunale non si può parlare. Se gentilmente ci spiegate dove e quando possiamo farvi pervenire le nostre proposte, sarebbe una cosa gradita. Certo che se poi le proposte vengono fatte e non hanno seguito, diventa un pochino difficile vederne i risultati. Credo che questa non sia sterile polemica, anche perché riferirsi sempre agli stessi soggetti e non essere in grado di aprirsi e lasciare spazio a nuovi interlocutori rende l'amministrazione ostaggio di un tempo, forse ritenuta da alcuni gloriosa, ma comunque sempre passato. Ostaggi perché, se l'educazione alla memoria è un dovere nei confronti delle nuove generazioni, l'incapacità di gestire il costruito, dove la memoria abita tuttora, credo che sia un delitto. Vogliamo parlare per esempio del quartiere 1? I vostri consiglieri, la consigliera Antonioli e il consigliere De Noia, io ho partecipato personalmente a incontri che hanno fatto con il quartiere, dove si parlava di mirabili progetti per la sua riqualificazione. Mi piacerebbe sapere dove sono questi progetti. Anche perché loro, che appartengono alla maggioranza, ci hanno messo la faccia e vi garantisco che quegli incontri non è che sono stati poi molto piacevoli, soprattutto per chi siede dalla parte di chi amministra. Vogliamo parlare di commercio? Zero. Ancora questo anno? Zero. Eviterei poi di tirare fuori su questo argomento il progetto Vado a Sesto, di cui sono veramente curiosa di vedere i risultati, ma tanto sarà sempre colpa della crisi. Cosa avete in programma di fare per gli imprenditori che da anni sono sul territorio e che solo di TOSAP vi fruttano 1 milione di euro? Ancora quest'anno a bilancio per il commercio sono stati destinati 10.000 euro. Nel DUP si parla della pedonalizzazione.
A dire il vero, direi che della pedonalizzazione con i commercianti ne ha parlato Assocommercio, l'Unione ne ha parlato con voi, mica che poi vi sareste offesi. Ma con che soldi vogliamo farla questa pedonalizzazione? Al di là di tutto quello che diceva prima Serena della mobilità sostenibile, la consigliera Franciosi, scusi, della mobilità sostenibile, di come ci arriveranno e di che cosa faremo, come, con che soldi pensiamo di farla la pedonalizzazione? Anche perché per mettere a posto le strade dobbiamo rinegoziare i mutui e usiamo quei soldi per mettere a posto le strade, quindi dubito che ne troveremo così tanti per realizzare il progetto della pedonalizzazione. Ma questa della rinegoziazione dei mutui ci è stata passata in commissione come una grande mossa, che ieri sera è stato detto non è assolutamente vero che graverà sulle spalle dei vostri figli, perché io non ne ho. È un grande progetto. D'altronde, è stato detto dopo, questa non è un'impresa. Non vendiamo gomme, ha detto ieri sera la consigliera Teormino, ma prestiamo servizi. Peccato che abbiano un costo questi servizi. E visto che i governi che si sono succeduti hanno ridotto all'osso i trasferimenti statali, è altrettanto vero che nei bilanci di questi anni le uniche novità che possiamo essere sicuri di trovare sono la variazione delle aliquote, sempre a rialzo, che dimostrano l'incapacità di reazione e di saper meglio razionalizzare le risorse. Pianificare un vero progetto riformatore in grado di tutelare finalmente i cittadini e le categorie dell'imprenditoria. Così si raccoglie quel che si può, quello che gli altri hanno la lungimiranza di prevedere, mi riferisco a Regione Lombardia. Restano però tutti i microprogetti che, non facendo parte di un puzzle complessivo, di un progetto totale per la città, rimangono tutti interventi tampone. Poi qualcuno di questi trova anche favore nell'opposizione. Intanto gli anni passano e non si capisce che cosa dobbiamo fare di questa città. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Ha chiesto la parola la consigliera Landucci. Prego. Nell'attesa di sentire le osservazioni della maggioranza, che evidentemente pensa che parlare tutti in fondo sia acquisire maggiore rilevanza, non ho capito, visto il silenzio, credo che possiamo parlare noi dell'opposizione sottolineando, forse mi perdonerà il consigliere che ha parlato ieri sera, di dire che, come ha già risposto il collega La Miranda, spetta all'opposizione fare le proposte, le proposte le fa la maggioranza. L'opposizione sottolinea come questa maggioranza stia, come dire, innovando per bisogno, arrivando adesso a scelte che noi avevamo già consigliato anni fa, da Bibbona a prima le farmacie, alla riorganizzazione del comune, alla razionalizzazione dei costi, tutte cose che quando le avevamo proposte c'era stato detto che non erano necessarie, perché le cose andavano benissimo, appunto come dicevo ieri, che Bibbone era un fiore all'occhiello che non si poteva toccare, che le farmacie andavano benissimo come erano, che l'organizzazione del lavoro era l'ideale possibile e così via. Però io credo che effettivamente oggi il bisogno spinga a più miti consigli, compreso quello di vendere un certo numero di case popolari, che è in perfetta contraddizione con quello che è sempre stato detto. Tanto è vero che c'è molta resistenza da parte del, come dire, di una buona fetta dell'elettorato tradizionale ad accettare questo cambio di strategia. Cambio di strategia che in effetti sta funzionando molto male, perché se a distanza di
molti mesi abbiamo venduto 10 su 60, è chiaro che c'è una sostanziale opposizione, no? A questo tentativo, che era stato molto osteggiato quando era stato fatto da Ahler, nel senso che allora non so come si chiamasse, si chiamava forse in un altro modo, quando c'era stato il tentativo da parte dell'ente regionale delle case popolari di vendere alcune case, c'era stata una vera e propria campagna per opporsi, tant'è vero che sostanzialmente quelle case non sono state vendute. E questo è uno dei problemi. In realtà il problema dell'edilizia popolare io credo che stia arrivando a reddere azione, perché così non funziona. E la realtà è sempre così cattiva che ti mette davanti a scelte ineludibili, anche se alla fine non ti piacciono, e se tu continui a rimandarle, alla fine le scelte saranno ancora più dolorose. È chiaro che non solo il comune di Sesto, per carità, in questo, ma tutta l'edilizia popolare si sta trasformando da patrimonio in debito. Questo è davvero un tradimento nei confronti degli italiani poveri, degli italiani in generale che hanno pagato queste case. Perché queste case che non sono più manutenute, perché non ci sono i soldi per farlo, fra poco cascano in testa agli inquilini. Ed è appunto un modo per cui un patrimonio diventa un debito. È quello che tutti noi sappiamo delle nostre case. Noi sappiamo che le nostre case hanno un costo, perché per mantenere il loro valore bisogna fare una manutenzione non solo ordinaria ma straordinaria. Le case popolari, comunali o dell'Aler o di chiunque, come si chiamino questi enti, sono ormai credo decenni che non hanno manutenzione, mentre il problema sta diventando esplosivo, perché sentivo ieri sera i dati del comune di Milano, quindi non del comune di Sesto, ma del comune di Milano, in cui si diceva che ci sono 60.000 domande. 60.000 domande di case popolari, a fronte di un'offerta molto, cioè, non significativa rispetto al numero delle domande. E lo stesso vale grosso modo per Sesto, dove mi pare che le domande siano circa 1.000, a fronte di assegnazioni che non arrivano quasi mai alle 100 unità. È chiaro che così non si risponde a un problema. Forse vuol dire che il problema non può più essere affrontato, perché quando io sento dire che bisogna fare nuova edilizia popolare, dico dove? Come? Cioè, cementificando ancora, noi abbiamo un patrimonio immobiliare che in buona parte è vuoto. Cerchiamo di trovare una strada di utilizzo, perché non è possibile pensare a nuove cementificazioni. Oltretutto devo dire che negli ultimi, in tutto il dopoguerra, direi, le case popolari costruite sono dei mostri terribili, che sono uno delle peggiori sfregi che sia stata fatta all'architettura italiana. E quindi temo che continuare su quella strada sarebbe veramente demenziale, se non criminale. Dico quindi io penso che la realtà sta portando tutti i comuni a più miti consigli e quindi, come dire, a tornare indietro su scelte chiaramente ideologiche che non stanno più in piedi. E la prossima, come dire, il prossimo nodo che verrà al pettine sarà quello della mobilità urbana. È chiaro che non siamo in grado di sostenere una rete di trasporti di questo tipo. Ci è stato detto in commissione, quale commissione era, non me lo ricordo più, vabbè, in una commissione, che si sta arrivando a un accordo con ATM, di cui più volte ci ha parlato, la commissione bilancio, lo diceva la dottoressa Orsetti, perché abbiamo, come dire, tutto quello che abbiamo accantonato non basta, perché l'accordo sarà che dobbiamo pagare, mi pare, più di 1 milione di euro l'anno per il contratto di servizio con ATM, per un servizio che tutti sappiamo che non funziona, però per adesso non ce lo vogliamo dire. No? Tutti sappiamo che è un servizio assurdo così com'è, tant'è vero che, perché io credo che se noi qui ci domandassimo, siamo residenti al 90% a Sesto, e ci domandassimo quanti di noi pigliano gli autobus interni a Sesto,
Lasciamo, l'unica cosa che prendiamo è la metropolitana quando la prendiamo. Quanti di noi, se non li prende nessuno, compresa la gente come me che utilizza regolarmente la metropolitana, vuol dire che non funziona. A nessuno di noi verrebbe mai in mente di dire per andare dai vigili in via Carlo Marx aspetto il pullman. No, tutti noi a dentro Sesto prendiamo la macchina, quelli bravi prendono la bicicletta, io non sono tra quelli bravi, quelli più atletici vanno a piedi, ma nessuno, a nessuno viene in mente di dire vado alla fermata, non sappiamo neanche qual è la fermata, quale linea ferma davanti in via Carlo Marx, cioè davanti alla sede dei vigili dell'ASL, effettivamente c'è una fermata di un pullman, ma che nessuno prende. Quindi anche lì è chiaro che fino adesso facciamo finta di non capire, siamo immersi in una serie di contenziosi terribili col CTP che oltretutto sono veramente l'esempio principe della stupidità degli azzeccagarbugli italiani. No? Ci sono fondamentalmente tre amministrazioni, quella di Pisapia, quella della Chittò e quella di Siria Attrezzi a Cinisello, quindi tre amministrazioni dello stesso colore. Perché fin quando a Milano c'erano quelli del centrodestra, non poteva dire non si mettono d'accordo apposta. I quali si fanno causa contro causa e sotto causa, e cioè in un intrico di cause in cui credo che godano soltanto gli avvocati che prendono le parcelle. Non credo che ci sia qualcun altro che godrà alla fine di questo discorso. No, forse il liquidatore, anche il liquidatore che nel frattempo si liquida le parcelle, anche lui. Cioè, solo i percettori di parcelle godono di questa cosa, no? Ma possibile che non arriviamo, compreso il discorso di dire, ci mettiamo una pietra sopra e la facciamo finita. Ci mettiamo una... Non c'è sempre la prescrizione breve, non c'è mai la prescrizione di questa roba tremenda, in cui mi sembra che nessuno capisca niente, l'unico che ha l'occhietto vispo è Vergallo quando ce lo viene a raccontare, raccontandoci quanto si è appena liquidato in parcella per l'anno prima e quanto pensa di liquidarsi per l'anno dopo. Ma tutti gli altri, noi infatti, credo, io non ho capito niente, voi avete capito qualcosa delle cause, no, non si capisce niente, ma non capisce più niente nessuno. Sono quei nodi intricati in cui appunto nessuno può guadagnare nulla. Ma, come dire, pervicacemente, è chiaro che il nodo della mobilità pubblica dentro i comuni sotto un certo numero di abitanti è un problema che va affrontato. Per adesso facciamo finta di non vederlo, come per anni abbiamo fatto finta di non vedere Bibbona. Cioè che Bibbona non funzionasse è chiaro da almeno 10 anni, da almeno 10 anni. Nel frattempo ci abbiamo messo dentro almeno 2,5 milioni di euro, che abbiamo gentilmente regalato alla Regione Toscana per fare lavori che non sono serviti a niente, perché era chiaro che non servivano a niente. Erano del tutto sottodimensionati, ma soprattutto alla fine veniva fuori una struttura che non aveva senso, perché non ci vuole andare più nessuno in quelle strutture. Non ci vuole, perché costa 80, io ho guardato cosa costa. Costa 70 euro al giorno. Con 70 euro al giorno uno va in un albergo molto migliore di quello, servita meglio, trattata meglio, organizzata meglio. E quindi non vai in colonia per 70 euro al giorno. Per 70 euro al giorno vai in un albergo. 35 volte. Cioè, capisci? Senza nessun problema. Oppure ti affitti una casa. Ho capito, ma in Toscana se poi vai in un posto in cui ci sono andata una volta sola e come sono entrata alla mensa, ho sentito il classico puzzo di mensa da ospizio, che uno dice come è entrato, dice vado via perché mi ha già passata la voglia di mangiare. Ed era l'inaugurazione di non so cosa avevamo fatto. Come siamo entrati c'era il solito odore di risciacquatura dei piatti che si sente nelle mense peggiori. Io frequento molto le mense, perché vado a mangiare alla mensa tutti i giorni. Quindi ho grandi conoscenze. Quando siamo andati l'anno scorso a un convegno a Edimburgo, c'era una mensa in cui come uno entrava c'era questo terribile odore che ti veniva voglia di uscire subito. Cioè che ti respinge immediatamente. Chi va in vacanza così?
Ma uno sta a casa, no? Ma i bambini non ci vanno più. Ma infatti anche le scuole, di fatto, ho sentito che non ci vanno più neanche le scuole. Non ho capito perché. Forse costa troppo, anche trovano di meglio. Quindi, anche lì, no? Per anni ci è stato detto che non si chiarava, andava benissimo. Quando io dicevo, ma scusate, li hanno dismessi tutti. Noi invece lo manteniamo perché è una conquista. E adesso invece ci direte che è una conquista cercare di svenderlo. Perché naturalmente se avessimo provato a farlo nel 2006, 2004, 2006, in piena bolla immobiliare, probabilmente avremmo trovato qualcuno che ce lo pagava di più. È chiaro che adesso, in piena crisi immobiliare, lì non solo bisogna comperare, ma bisogna poi investire un sacco di soldi, è chiaro che diventa più difficile. Quindi io di questo bilancio ho sempre meno da dire, perché devo dire che ogni anno il sindaco si allinea sulle nostre posizioni, sempre di più. Cioè ogni anno arriva con alcuni anni di ritardo a dire per alcuni problemi quello che noi diciamo da anni. E con, anche qui, come nel nostro Parlamento, la sinistra della maggioranza che mugugnando alla fine dice di sì. Ma mugugnando dice di sì. Anche la ristrutturazione del personale, devo dire che è stato un bel colpo quello del sindaco di mettere come responsabile della, come dire, della riorganizzazione l'assessore in testa che fa capo a SEL. E quindi chiaramente SEL un po' in difficoltà è l'assessore Innocenti, immagino l'assessore Innocenti non è in testa a SEL, allora è in testa a Rifondazione. Ah, ecco, appunto. E la quale tutta contenta, l'ultima commissione, ascoltava felice dottor Tranchida che ne diceva peste e corna dell'organizzazione precedente, di come bisogna mazzolare tutti i lavoratori, che infatti non avevano l'aria molto contenta, perché la traduzione in italiano era quella, no? Con un po' di diplomazie, per recuperare efficienza ed efficacia, passando da intanto 55 posizioni organizzative a 41, il che vuol dire che 14 lavoratori non avranno più il premio che si aspettano da, no, il premio, l'incremento stipendiale che hanno da anni. Immagino che no. E dicendo che, per, come è stato detto dall'assessore, che faremo finalmente scelte meritocratiche, il che vuol dire, secondo me, che prima non si facevano. Cioè, se le facciamo finalmente, vuol dire che prima c'era qualcosa che non andava. Quindi questo bilancio, come quello dell'anno scorso, come quello via via che sempre di più per motivi di necessità, chiaramente si allinea su posizioni che devono abbandonare tutti quelli che il mio amico Antonio La Miranda chiama i moloch ideologici, che da sempre costituivano gli idoli da venerare e da incensare con grande attenzione da parte della sinistra di Sesto. Questi moloch cadono uno dopo l'altro, le farmacie sono diventate una SRL, Bibbona comincia a pensare di prendere il volo, il personale viene riorganizzato con durezza, il centro diurno disabili, anche lì cominciano a sentire il fiato sul collo della privatizzazione, adesso resta, fra poco arriverà quello dei trasporti e poi finalmente l'ultimo grande moloch dell'eccellenza che sono gli asili nido, perché è chiaro che la prossima volta c'è quella. E naturalmente il gioco quale sarà, come sarà quello del centro diurno disabili? Che la gestione sarà presa dalla solita cooperativa amica, immagino della mirabile galassia CLS, che ormai, come dire, come una piovra ha coperto tutti i bisogni della città, e che naturalmente questo un'altra volta taciterà la sinistra di questa maggioranza, che si troverà a dover dire com'è contenta di questa situazione. Quindi io devo dire che concordo con concordo con quasi tutto quello che sta facendo Matteo Renzi, che se l'avesse fatto Berlusconi un decimo, penso che avremmo le piede. Immaginate Berlusconi che prende i 10 membri della commissione e li caccia in un minuto, li caccia via perché potrebbero votare contro quello che dice Berlusconi, ci mette 10 fedelissimi.
La Costituzione, la Carta, i padri della patria, la Costituente, Piero Calamandrei e tutti che si strappano i capelli qui. Silenzio di tomba, li ha sostituiti tutti, uno dopo l'altro, passa tutto in commissione senza colpo ferire. Oggi, stasera, cosa ho sentito? Uno che non mi ricordo chi era, che diceva, era Brunetta, che diceva l'ultimo voto sarà segreto. Gli voglio dire, brutto imbecille, quale brutto ultimo voto sarà segreto? Questo ci mette la fiducia e tutti come un solo uomo che dicono, vuoi votare? Sì, ma come? Certo sì, se no si va a elezioni e tu sei fuori da tutte le liste del mondo. E quindi diventa dopo. Quindi, da questo punto di vista, cosa dire di questo bilancio? Questo bilancio si sta allineando alle posizioni liberali del Premier. E infatti il collega che ha parlato ieri sera, mi sembra che sia qui a Sesto, uno dei pochi renziani della prima ora, il quale ha detto infatti che questo bilancio porta finalmente dei segni di cambiamento, perché anche il partito a Sesto sta cambiando e sta allineando su posizioni diverse, e quindi noi accettiamo questo allineamento. Spero che prima o poi questo allineamento comporti anche una diminuzione, o perlomeno un inizio di trend di diminuzione della pressione fiscale. Perché naturalmente è chiaro che il peso della struttura è stato detto pubblicamente, che il nostro comune è molto più pesante dei comuni similari, che non c'è confronto con comuni come quello di Cinisello, che hanno molti meno dipendenti, molti meno dirigenti, molte meno posizioni organizzative o come diavolo si chiamano, e che comunque funzionano, cioè non è che sono proprio lì che non fanno niente. Quindi addirittura non siamo stati il primo comune d'Italia, che normalmente siamo il primo comune d'Italia quasi in tutto, compreso la grande, com'era il grande coso natatorio, il grande centro natatorio, in cui forse eravamo secondi rispetto a Trieste, però stavamo vicini a essere primi, c'era una bella gara. Invece in questo caso abbiamo sopportato che il dottor Tranchida osasse infrangere questo altro Moloch, il Moloch della perfezione della nostra organizzazione, e che noi eravamo di più perché davamo servizi eccezionali. Il dottor Tranchida ha detto che non era affatto vero, che bisognava, che l'efficienza poteva essere molto migliorata, che si poteva fare molto meglio, e tutti erano contenti, perché quello che colpisce, a me mi colpisce sempre, devo dire della magia, perlomeno in Parlamento c'è una minoranza che poi non fa niente, però ogni tanto lo dice, non sarei proprio d'accordo. Qui invece, come dire, controordine, compagni, tutti coperti e allineati. Fino a ieri Bibbona o morte, da oggi Bibbona è un problema, che è il primo gradino per dire cosa ne facciamo. Cioè adesso abbiamo chiesto a una società esterna, così paghiamo anche una piccola consulenza che ci mancava. Ma cioè, che Bibbona sia antieconomica, guarda, lo diciamo noi gratis da molti anni, cioè non c'è bisogno che ce lo dica la società esterna. E forse lo sapevate anche voi, però fino adesso nessuno lo poteva dire. Quindi io credo che il tempo disponibile mio era 35 minuti, a dire la verità. Ah no, siccome c'è scritto tempo disponibile esaurito, quindi in realtà ce n'ho ancora 15. Quindi volevo semplicemente sottolineare questo. Quindi io credo che questo bilancio possa essere un buon punto di partenza per quanto riguarda la riorganizzazione della spesa. Dobbiamo ripensare prima o poi l'organizzazione delle entrate, perché è chiaro che le entrate stanno gravando troppo sempre di più sui cittadini, e soprattutto bisogna cominciare a fare chiarezza sul welfare, perché questo sarà il vero banco di prova di tutti gli enti locali
negli anni prossimi. E questo è stato evidente anche ieri sera, quando abbiamo visto il gruppo degli inquilini, che non ho capito, in realtà nessuno ha capito quale fosse il problema o altro, ma quello che era evidente, come dire, la composizione della delegazione che è venuta, in cui era evidente una presenza di cittadini immigrati molto alta rispetto alla percentuale di abitanti che ci sono. Quindi è chiaro che noi dovremo affrontare una pressione sul welfare sempre maggiore. Dobbiamo cercare di far rimanere sostenibile questo welfare, perché altrimenti alla fine non ci sarà più per nessuno. E questa è la scommessa che secondo me gli enti locali sono portati ad affrontare. Ed è questa che manca totalmente in questo, anche nel, come si chiama, piano? Ecco, quello lì insomma, ecco, documento di... Ecco, documento unico, sì, documento unico di programmazione. Perché è chiaro che questo tipo di welfare non può che essere gestito a livello locale, no? Chiaro che la casa popolare, piuttosto che la mensa, piuttosto che l'asilo nido, non è che si potrà gestire da Roma, no? Quindi è chiaro che questo tipo di welfare non potrà che essere gestito a livello locale. Ecco, secondo me bisogna fare in modo che rimanga sostenibile. E io credo che cominciamo ad essere borderline. Perché sono molti, sempre di più, quelli che premono sul nostro welfare. Come dire, nella convinzione che il nostro welfare sia un pozzo senza fondo, ma non è un pozzo senza fondo, è un pozzo costruito dai sacrifici nostri, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Se non lo ricostruiamo via via, ma ci limitiamo soltanto a togliere, è chiaro che non andiamo da nessuna parte. Perché quando per esempio mi si dice che io arrivo, lavoro, ho un regolare permesso, allora pago le tasse, ho diritto a tutto il welfare, allora se io posso fare domanda di casa popolare, molto probabilmente di tasse non ne pago per niente. Perché i limiti di reddito per fare la domanda di casa popolare sono tali che una famiglia non paga niente. Allora, è chiaro che la collettività, io vorrei che questo fosse chiaro, la collettività si fa carico di questo. Si fa carico di questo peso in nome della solidarietà sociale. Ma non è che uno è qui, lavora, allora paga per... No, non è così. Perché io posso non pagare, perché non essere... perché sono incapiente, quindi non pago nulla. La società mi regala il welfare. Perché più paghi e meno welfare hai, e più lo devi pagare. Quindi quelli che pagano 0,75 il pasto alla mensa a fronte di un costo di 6 euro e un pagamento di 5 euro e rotti per quelli normali, lo fanno perché noi ci carichiamo di quel costo della mensa. Allora, la solidarietà deve essere compresa e deve essere palese. Perché altrimenti non ci possiamo illudere che sia un diritto certificato a priori. Perché quello che noi oggi diamo è il frutto dei sacrifici delle generazioni passate. Molti sacrifici. E io posso anche pensare, per esempio, che dare la casa popolare, si è pensato, dare la casa popolare, no, ai nostri concittadini più poveri, fosse anche un modo per risarcirli di una vita difficile e anche magari di grossi sacrifici che avevano fatto per noi. Magari erano figli o nipoti di gente che era morta in guerra per questo paese. Non è che se io arrivo ieri mattina, allora è come se fossi stato qui 100 anni. Ecco, questo secondo me dobbiamo cominciare a ripensarlo, perché altrimenti non ci stiamo dentro.
Così come bisogna cominciare a ripensare che la casa popolare è una, come dire, è una solidarietà che la comunità dà ai cittadini che ne hanno bisogno. Il che vuol dire che la comunità ti può anche chiedere di fare dei cambiamenti se la tua, come dire, se la tua situazione cambia. Cioè se tu sei marito, moglie e tre figli, ti è stata data una casa popolare di 4 locali, poi i figli crescono, si sposano, vanno via, il marito muore e rimane la vedova, anche se è lì da 30 anni, in un quadrilocale non va più bene, perché naturalmente ci sono famiglie giovani che premono con bisogni diversi, il che non vuol dire che ti metto in mezzo alla strada, ma che trovo una soluzione abitativa che funzioni meglio per una persona in quelle condizioni. È quello che succede regolarmente, per esempio, in Inghilterra, dove ogni gruppo di case popolari è in mano a un manager che ha proprio appunto il compito fondamentale di quella che credo si potrebbe chiamare la logistica delle case, cioè come sono organizzate le case, perché sono un bene pubblico, non un bene di chi ci abita. Cioè io posso anche dire che mi sembra sciocco che anche molti anziani che dicano io questa casa qui la voglio comunque, magari stanno anche loro in 4 locali da sole, ma se uno è a casa sua potrà essere uno spreco, ma siccome se lo fa con soldi suoi non è che possiamo dirgli nulla. Ma se io uso una casa pubblica questo non lo posso dire, perché lo spreco diventa intollerabile, lo spreco diventa intollerabile. Quindi io credo che ci siano questi problemi fondamentali davanti a noi. Quello di lavorare per mantenere sostenibile il welfare. Perché non dobbiamo fare come abbiamo fatto con Bibbona. Cioè di dire no, così va benissimo, sostenibilizza, tranne ritrovarsi poi a dover dire no, scusate, non ce la facciamo più. E magari in un momento più difficile, perché è chiaro, ripeto, per Bibbona, che se l'avessimo fatto nel 2006 sarebbe stato un discorso, farlo adesso è molto più problematico, perché appunto siamo nel punto più basso di una forte crisi immobiliare. È chiaro che se dobbiamo aspettare di valutare al meglio, dobbiamo secondo me aspettare almeno fino al 2020, perché fino al 2020 non usciamo da questa crisi immobiliare. Non so cosa pensa l'architetto Marini, ma prima di ritornare al livello che avevamo nel 2006 è lunga la strada, è lunga. Quindi insomma dobbiamo stare attenti. E poi questo è l'altro grande problema, quello dei trasporti urbani. È chiaro che bisogna lì fare una rivoluzione anche per esempio dei taxi, che sono ridicoli i taxi a Sesto, cioè l'ho detto tante volte. Nel senso che hanno costi, non li piglia nessuno, no? E tutti facciamo finta di non sapere che tutti gli alberghi di Sesto usano illegalmente il 40-40. Cioè voi provate ad andare in qualunque albergo di Sesto e chiedere un taxi. Chiamano il 40-40 di Milano e arriva il taxi. Cosa che non potrebbero fare. Regolarmente! Perché i taxi di Sesto non funzionano. Sono pochi, non funzionano e costano una cifra assurda. Perché se io prendo un taxi a Rondò e vado in Piazzale Loreto, pago il viaggio da Rondò a Piazzale Loreto più quello da Loreto a Rondò del tassista vuoto, perché non può caricare. Cioè, è una roba fuori di testa. Cioè, quando le poche volte che l'abbiamo usato, perché non potevamo farne a meno, io l'ho usato per andare qualche volta a Linate, la mattina presto, in cui non potevo fare altro che quello, viaggio di 10 minuti, 30 euro. Perché gli paghi fuori comune e il viaggio di ritorno. Cioè, anche lì cosa aspettiamo a mettere mano a questa cosa qui? Cosa aspettiamo? Fare per esempio i taxi, i taxi multipli, dando per esempio, dando poi per esempio dei voucher ai cittadini bisognosi per poterli prendere. E
I mezzi pubblici a Sesto vanno bene soltanto quelli che vanno e tornano dal metro, uno o due posti, ma non ha senso che stiamo qui a discutere che quello che sta a Cascina Gatti e sono in tre che lo pigliano, ma vuole arrivare all'ospedale senza cambiare, facendo il giro di Sesto in, non so con quale linea, 702, 8, 0, non ho capito, non lo sa nessuno. Cioè è chiaro che non è sostenibile. Se a questi signori pagassimo un taxi, risparmieremmo rispetto a tenere in piedi questi enormi autobus che molte volte non riescono neanche a fare le curve delle strade, basta che sia una macchina parcheggiata male ed è finita, e girano vuoti. Cioè, quindi è chiaro che vedrete che l'anno prossimo via via affronteremo questo, perché purtroppo, ma è una realtà, i soldi sono finiti e la realtà ci impone di fronteggiarla, perché la realtà è un nemico ineludibile, prima o poi ci porta a doverla affrontare. E il bisogno, e noi, come dire, agiamo sempre per bisogno. Quindi questo bilancio potremmo dire avanti con l'Italia, avanti con le riorganizzazioni, le razionalizzazioni, perché non si può fare altro. Abbiamo purtroppo perso molto tempo e buttato via molti soldi che avremmo potuto usare meglio. Grazie alla consigliera Landucci. Chiedo al vicepresidente Torraga se mi può sostituire un attimo. E adesso do la parola al consigliere Nossa. Prego. Buonasera. Il microfono è sempre molto alto. Aspetti che tento di abbassarlo. Ok, grazie Presidente, buonasera e buona serata a tutti. Ma alcune precisazioni, poi nello svolgere dell'intervento ci saranno forse anche, oltre a moltissime proposte, perché diciamo è nostra prassi fare proposte, forse anche delle risposte o delle integrazioni a ciò che è stato detto anche diciamo dalla minoranza, perché troviamo certi argomenti che facendo parte del bilancio vanno, oltre che detti, vanno probabilmente anche sottolineati. Venendo una considerazione, potrei dire una battuta, tornando a quello che diceva la consigliera Landucci, diciamo che Renzi oggi ha fatto una grillata sostituendo le 10 persone della commissione. Questo è tanto per essere... Volevo fare un'altra precisazione. Dunque, le farmacie noi abbiamo votato contro. Ok, questo è così, tanto per dirle che stava sbagliando sull'SRL. Ci siamo astenuti sui bilanci consuntivi, che abbiamo sempre fatto, e sul CDD, Bibbona e gli asili nido non ci hanno ancora chiesto cosa la pensiamo, perché nulla in questo momento è in auge o nulla in questo momento è stato presentato. Questo per essere molto chiari. Quando saranno presentati, ognuno di noi si prenderà le proprie responsabilità davanti al Consiglio Comunale, che è la città, dirà cosa ne pensa e voterà in un modo piuttosto che nell'altro, come noi abbiamo sempre fatto, alla luce del giorno e dicendo il giorno dopo quello che abbiamo fatto, sia a mezzo stampa, sia a livello blog e sia ciò che c'è in Consiglio Comunale. Trasparenti dal 2007 siamo, quindi non c'è nessun tipo di problema, potete verificare tutto. Questo per essere chiari fino in fondo. Noi siamo consapevoli delle difficoltà che si possono incontrare in questo periodo per la stesura del bilancio di previsione degli enti locali. Ma da quest'anno abbiamo una novità maggiore, alla faccia del federalismo fiscale. Federalismo tanto invocato da governi di opposta estrazione politica, o forse no, oggi dimenticato. Ultimamente a Roma si dimenticano di mostrare alcune slide e twittano parzialmente le altre. Le slide mancanti, quelle relative ai tagli, tocca ai comuni mostrarle ai cittadini, alla faccia del titolo quinto della Costituzione. Non dimentichiamoci che su diverse imposte il Comune è diventato un vero e proprio sostituto di imposta verso lo Stato. Il Comune tassa, ci mette la faccia e lo Stato in silenzio prende i soldi. Ad oggi il bilancio è autosufficiente e lo dovrà essere sempre. È un risultato ottenuto non per miracolo, ma perché sono state messe in campo azioni sul versante delle uscite, e perché abbiamo chiesto un grosso sacrificio ai cittadini se stesi con la TASI l'anno precedente, avendo messo in sicurezza i bilanci futuri. Sì, abbiamo chiesto un grosso sacrificio ai cittadini se stesi l'anno scorso. Nonostante la crisi economica in atto,
noi dovremo obbligatoriamente mantenere i servizi che stiamo mantenendo e i diritti che stiamo dando a tutti i cittadini. È nel programma del mandato, lo dobbiamo rispettare. Il problema è che non si alimenta il welfare e quindi non c'è un qualcosa di nuovo o dei fondi o delle risorse nuove se non si crea una vera, sana e sicura occupazione. Perché se non ci sono le entrate nei versanti del welfare, sicuramente si farà fatica a mantenere le uscite. È un discorso matematico questo. La disoccupazione giovanile nel nostro paese è arrivata al 43%, raddoppiata in soli 6 anni. I giovani possono, per fortuna, ancora in parte contare sulla solidarietà e l'aiuto delle famiglie e dei loro risparmi, tuttavia anche questi velocemente erosi dalla crisi. Ma fino a quando le famiglie riusciranno a supplire tutto questo? Se i giovani non entrano nel mondo del lavoro con quei doveri e quei diritti che sono la base di un paese civile, le risorse per il welfare saranno sempre meno e a farne le spese saranno i cittadini che vedranno sempre meno tutelati i diritti per cui hanno lottato una vita intera. E subito dopo i comuni, primo argine a fronte di questi diritti sottratti, che creano nuove e continue povertà. I poveri aumentano, i numeri sono drammatici. Dal 2007 al 2014 il numero degli individui in povertà assoluta è quasi triplicato, passando da 2 milioni e mezzo a 6 milioni, vale a dire il 10% della popolazione residente. E i comuni conoscono in pieno questa grande emergenza. Quando si parla di servizi e spesa sociale, dobbiamo avere delle priorità politiche, ma prima ancora etiche. In questo bilancio vi sono diverse operazioni che hanno una forte impronta politica, che incarnano, pur nelle diverse specificità di ogni forza di maggioranza, il DNA unito e coeso di questa coalizione. La disoccupazione è aumentata in tutta Europa. In Italia, purtroppo, è aumentata anche la povertà. Ecco perché i comuni non devono essere lasciati soli e con sempre meno mezzi, davanti a queste vere e proprie emergenze sociali. La povertà è una malattia che occorre curare con misure appropriate e veloci. Se la ignoriamo, diventa un'epidemia. Va affrontata, combattuta e vinta, non twittata. Esseri umani sono anche quelle persone costrette a migrare in paesi che le respingono, per accorgersi subito dopo che mancano badanti o lavoratori agricoli, o peggio ancora, quando vengono strozzinati con affitti a prezzi assurdi da persone italiane. Il 7% dei cittadini extracomunitari crea l'11% del PIL della nostra nazione e aiutano a mantenere in equilibrio i conti della Previdenza. Senza il lavoro di questi cittadini, moltissime attività e servizi entreranno in crisi o chiuderanno, anche nella nostra città. Le relazioni umane sono il miglior antidoto contro l'insicurezza. Siamo di fronte a un'endemica crisi di sistema e l'intervento svolto dalla consigliera Iosa sulla delibera Vado a Sesto era pienamente condivisibile, secondo noi. Al ceto medio viene eroso quotidianamente il proprio reddito, anche grazie a quel taglio ai diritti che è il Job Act e quelle continue incertezze che precarizzano la vita di tutti. Tutto questo porta a una caduta verticale dei consumi, dove la prima vittima, anche sul nostro territorio, è la piccola economia commerciale e artigianale. Per questo l'amministrazione ha il dovere di allentare, per quanto più possibile, la leva fiscale, razionalizzando al massimo la spesa. La Tari, in realtà, è aumentata al di là della copertura del servizio. È aumentata avendo inglobato un costo maggiore di circa 140.000 euro per la presa in carico di personale precedentemente inserito nella voce costi del personale. Questo aumento da parte della Tari non ha avuto un bilanciamento con una diminuzione di tasse o un aumento di detrazioni. Per questo chiediamo concretamente, in una prossima variazione al bilancio 2015, la predisposizione di quelle risorse caricate alla Tari e liberate dalla spesa corrente che devono essere impegnate per abbassare la pressione fiscale. A titolo d'esempio, ma è un titolo d'esempio, aumentare l'età per i figli studenti da 18 a 26 anni al fine di usufruire delle detrazioni TASI. Dobbiamo restituire alla cittadinanza a se stessa quel prelievo aggiunto alla Tari per noi poco sostenibile, come già detto e motivato ampiamente in quest'Aula. Ripartire dal lavoro, quindi, iniziando dal nostro comune. La delibera Vado a Sesto, votata all'unanimità in questo Consiglio Comunale, va in questa direzione. Ottima iniziativa, pilotata dalla Regione Lombardia, che il nostro comune ha colto al volo. Lavoro, lavoro, lavoro. Creando una vera e buona occupazione, si risponderebbe alla crisi di domanda.
Si sospingerebbero i prezzi attraverso i consumi e gli investimenti, si sosterrebbero i redditi, soprattutto da lavoro, e si ritroverebbe la via dello sviluppo e della sostenibilità ambientale e finanziaria. Si diminuirebbero le distanze e le disuguaglianze. I comuni potranno ritornare al loro compito originale, ovvero ricostruire politiche attive verso i cittadini e i beni comuni della città, sempre più maltrattati. Va rinvigorita una vera politica del lavoro. Lavoro come dignità di ogni essere umano. Si tratta di un processo non solo economico, ma anche e non soprattutto culturale. L'avvenuta inaugurazione del nuovo stabilimento Alstom Grid è un fattore molto positivo per la nostra realtà lavorativa e territoriale, ma non dobbiamo abbassare la guardia su questo fronte. Esistono anche criticità occupazionali che vanno seguite e tutelate. Mettere le risorse economiche in competizione con diritti non fa parte di uno Stato civile, ma il nostro deve continuare a essere un comune civile, sopperendo le mancanze di altre istituzioni. Ecco perché è ottima l'esperienza dei lavoratori socialmente utili, che collaborano con il comune nella speranza vana che i lavoratori meno fortunati possano avere quell'agognato reddito di dignità che da tanto tempo stiamo chiedendo in Parlamento assieme al Movimento 5 Stelle. Oggi prevale il limite economico sui diritti. Vediamo che curarsi non è più alla portata di tutti. Chi è più benestante si cura meglio e più velocemente di chi non lo è. Ricordiamo che il servizio sanitario pubblico deve garantire tutte le prestazioni necessarie a ciascun cittadino. Questo principio è sancito ampiamente dalla Costituzione e non deve crollare sotto il principio del mercato o dell'egoismo. I comuni sono un primo baluardo nella difesa dei diritti dei cittadini e devono intervenire dove lo Stato sta facendo cassa o non investa, tagliando servizi indispensabili alla dignità di una persona. Il nostro comune ora fa questo. È nelle priorità di questo Consiglio Comunale, è nel programma di mandato del Sindaco. Dobbiamo difendere ed aiutare le scelte delle persone anziane di vivere felicemente nelle proprie abitazioni. Come? Istituendo figure come il portierato sociale di quartiere e in realtà più piccole le badanti condominiali, che fornirebbero loro supporto in quelle realtà condominiali dove la presenza di anziani è sicuramente più numerosa. Vi è una trasformazione in atto riguardante gli ospedali. E al fine di affrontare, prevenire e curare metodologie e tecnologie migliori queste malattie, si stanno formando gli ospedali per acuti, delle vere e proprie, diciamo, città della salute. Noi come Comune, in collaborazione con la Regione, stiamo lavorando per questo. La città della salute e della ricerca nelle ex aree FALC ne è un esempio. Ne è un esempio anche con tutte quelle criticità, ad iniziare da quelle antropiche, dovute al traffico e dalle bonifiche che andranno governate e monitorate, dando un ritorno costante a tutta la cittadinanza. Va avviata una seria riflessione su quali siano le infrastrutture effettivamente utili alla nostra città, analizzando costi, benefici sotto una nuova lente. Si possono iniziare a realizzare infrastrutture senza avere la certezza di vederle ultimate e non per colpa della nostra amministrazione. Sto pensando alla metropolitana. Le opere non sono un appalto, un costo, sono soprattutto dei servizi che vengono forniti ai cittadini e questa deve essere la chiave per la loro valutazione. Dobbiamo introdurre e o migliorare un procedimento che consenta una discussione reale con i cittadini sul territorio, una progettazione che riprenda a parlare con il territorio e che sia frutto di un processo reale di competizione fra progetti diversi. Una progettazione partecipata, insieme al bilancio partecipativo che vedrà la luce brevissimo, come è stato assicurato in commissione dall'assessore Montrasio. ZTL orarie e carpooling a orario in alcune vie della città. Queste due azioni, secondo noi di SEL, oltre che a ridurre il traffico nelle ore di punta, porrebbero un rimedio al paventato progetto malsano, secondo noi, milanese di via Fiume e alla pseudo tangenzialina interna di via Edison, che va governata, limitata e molto probabilmente rivista. Sono d'accordissimo con ciò che ha detto la consigliera Franciosa. Zone pedonali a Sesto San Giovanni per avere una città policentrica, il tutto in condivisione con i portatori di interesse presenti sul nostro territorio, a iniziare dal rappresentante del commercio, ma non solo. Speriamo a breve di discutere la nostra mozione sull'isola pedonale in città presentata tempo fa. Riteniamo che interventi a salvaguardia dei pedoni e dei ciclisti siano prioritari per incentivare quella mobilità dolce un po' in crisi nella nostra città. Vi sono diverse zone a rischio in questi ambiti nella nostra città. Anche a fronte della sottoscrizione al PAES del nostro comune, dobbiamo porre attenzione e investire in questi ambiti.
Non aver preventivato nuove piste ciclabili all'interno del piano delle opere ci lascia alquanto perplessi. Anche noi, come la consigliera Landucci, troviamo che il trasporto locale probabilmente porterà a delle criticità in futuro. Una piccola premessa. Ieri sera in quest'Aula erano presenti diversi rappresentanti del Comitato Inquilini. Per un equivoco, e sicuramente sarà stato tale, non abbiamo potuto incontrarli. Noi di SEL siamo sempre disponibili a interloquire con tutte quelle realtà operanti sul nostro territorio, siano comitati o associazioni. L'emergenza abitativa è un vero e proprio dramma sociale, è divenuto uno dei fattori di maggiore e sempre più crescente tensione sociale, soprattutto in città ad alta densità abitativa come la nostra. Dobbiamo promuovere la rigenerazione urbana e disincentivare il consumo del territorio. Potremmo ad esempio censire gli immobili sfitti e nei casi di interi palazzi intervenire, modificandone la destinazione d'uso, ove possibile. Ad esempio sostituendo il direzionale, che è evidentemente in esubero, con l'edilizia convenzionata in affitto, in cui vi è invece una fortissima domanda. La nostra città non può permettersi l'abbandono e il degrado da parte di città e di ex centri direzionali. Per noi di SEL è necessario rendere fiscalmente più conveniente il recupero dell'esistente. Stiamo cercando di lavorare in questo senso, di utilizzare le aree dismesse per fini sociali, dando la possibilità ai nuovi inquilini di restaurare o risanare gli immobili. Non c'è futuro senza salvaguardia dell'ambiente. Considerare la possibilità di accedere ad un unico sistema di ammissioni in ambito metropolitano, visto che ora c'è l'area metropolitana. Tale riunificazione, oltre a permettere una diversa distribuzione sul territorio, rappresenterebbe sicuramente un alleggerimento sensibile dei costi. Il nostro comune in questi ambiti non è l'anno zero, ma non può più permettersi politiche difensive. Ecco perché abbiamo presentato un ordine del giorno collegato alla delibera Tasi su questo tema. Siamo certi che le nostre città siano moderne e civili. Una persona che soffre la miseria si definisce semplicemente senza fissa dimora. Il riconoscere la residenza presso i municipi a tutti coloro che sono senza dimora e temporaneamente in difficoltà per poterli far accedere loro ai servizi sociali e sanitari è doveroso. Gli edifici sono giunti a un'insensata numerosità. Nel frattempo continuano a mancare le case popolari pubbliche. È dal piano Fanfani che non esistono più case popolari pubbliche, purtroppo. La GESCAL non c'è più da un bel po' di tempo e i risultati li abbiamo sotto gli occhi tutti quanti. I tempi sono cambiati, la crisi economica ha cambiato la proporzione tra domanda e offerta di immobili. È un'occasione storica per l'edilizia pubblica di riappropriarsi delle proprie funzioni e della propria mission. La buona spesa pubblica è quella che investe nella tutela dei buoni comuni, nei beni comuni, nell'economia solidale. Non possiamo permetterci nella nostra città di avere case senza persone e persone senza case. L'aumento della Tari dovrà avere, così come contenuto nel piano tarifario, un netto miglioramento del servizio. Ci deve essere una politica di igiene urbana più attenta verso il recupero e il riciclo, come da un nostro ordine del giorno approvato poco tempo fa in questo Consiglio. Dovremo approvare, una volta partito un nuovo patto, un questionario da distribuire ai cittadini, relativo al grado di soddisfazione del servizio. La riduzione del conferimento in discarica, l'aumento della differenziata, l'aumento del compost da umido, che oggi è poco perseguito, sono obiettivi che, se perseguiti correttamente e ottenuti, possono permettere la chiusura dell'inceneritore, termovalorizzatore, e nello stesso tempo fornire all'amministrazione ulteriori entrate economiche. Il gruppo consigliere di SEL ha appoggiato e appoggerà in futuro un referendum cittadino per la chiusura e o riconversione dell'inceneritore termovalorizzatore presente sul nostro territorio comunale. Nel frattempo, se non abbiamo capito male, il 7 marzo scorso è successo che un membro della Giunta, in una conferenza sulla futura viabilità di Viale Edison, ha affermato che nel 2018 l'inceneritore del cuore di Via Manin sarà chiuso. Ne siamo contenti. La riorganizzazione del personale dell'ente deve portare a migliorare la situazione lavorativa delle risorse umane, l'abbiamo sempre detto, operanti nell'amministrazione comunale. E il contemporaneo rapporto verso i cittadini se stessi, sia in termini di efficacia, di responsabilità, di tempistica nel dare risposta. Come SEL abbiamo votato a favore della riorganizzazione della macchina comunale. Lo abbiamo fatto avendo ascoltato parole come condivisione, ascolto, insieme. Queste parole per noi, oggi e domani, saranno e sono scritte con l'inchiostro indelebile.
Al termine di questo percorso vi deve essere un'ampia condivisione con i lavoratori e le parti sociali che li rappresentano. Abbiamo votato a favore in base a questi punti cardine e in quanto, ripetiamo, nella riorganizzazione non si è mai parlato di esternalizzare servizi o funzioni, personale compreso. Sulla possibile esternalizzazione del centro diurno disabili di Avvocaccio, visto dall'intera comunità come un fiore all'occhiello, SEL non c'è e non ci sarà, anche perché, a nostro parere, l'esternalizzazione di questa struttura con i loro dipendenti viene da noi, SEL, vista come l'inizio di un percorso che ci preoccupa. Se dovesse passare questa esternalizzazione, abbiamo l'impressione, sottolineiamo impressione, che questo diventi il primo anello di una catena. Il progetto Destinazione Sesto ha vinto il bando per la valorizzazione del patrimonio culturale, conservato negli istituti, luoghi della cultura in vista di Expo 2015. Dovremmo essere orgogliosi. Sicuramente fare cultura e sport nella nostra città in questo periodo è come fare le nozze con i fichi secchi, viste le risorse che hanno questi due ambienti. Si fanno delle scommesse senza soldi e spesso si vincono. Stiamo celebrando il 70° della Liberazione e nonostante le poche risorse nella nostra città, vi è un fermento di attività culturali e sportive quasi da Guinness dei primati. Questo ha significato che la città è viva, ha voglia e se coinvolta e ascoltata raggiunge dei risultati fantastici. Ascolto e coinvolgimento, facciamone un grosso tesoro. Quando modificheremo lo statuto stiamo attenti quindi a queste cose. Non si riesce a capire se i cittadini si allontanino dalla politica o se siano i politici ad allontanare volutamente i cittadini. Come consulta dello sport, abbiamo pochi giorni fa spedito all'assessorato e alla presidentessa della terza commissione le considerazioni della consulta riguardanti le linee guida sui bandi e sui progetti finanziari presentati al tavolo della consulta da parte dell'amministrazione. Partendo dal presupposto che nel programma del sindaco vi è scritto che è intenzione dell'amministrazione mantenere la politica di coinvolgimento diretto delle associazioni e società sportive nella gestione degli impianti esistenti. I pareri e le considerazioni della consulta, teniamo a precisare, sono certamente pareri attenti e importanti, ma non vincolanti. Abbiamo proposto tempo fa un cambiamento del regolamento della consulta dello sport, per renderla più performante, attiva e attuale, in un contesto economico che vede lo sport sempre più in difficoltà di finanze e mecenati, ma fortunatamente non di idee. Nel 2015 dovrebbe vedere la luce, almeno noi lo auspichiamo. La proposta di riqualificazione del campo sportivo comunale della Lega Giovanile, mediante PF, ha visto da parte dell'amministrazione comunale concedere una fideiussione solidale, un modo nuovo di affrontare queste nuove richieste, arrivate da società sportive operanti sul nostro territorio, così come anche due progetti di impianti nuovi di cogenerazione da installare sulle due piscine coperte comunali, che permetteranno un risparmio ai gestori dell'impianto, risparmio che automaticamente sarà anche dell'amministrazione, senza chiedere nessun onere per il comune. Progetti deliberati nel 2014, ma che vedranno la luce nel 2015 questi. Idee e percorsi nuovi che sopperiscono i tagli finanziari in questo settore. Progetti che sono stati possibili anche grazie al dirigente Fabbri, sempre pronto nel cogliere nuove opportunità, e ai dipendenti dell'ufficio sportivo, che ringrazio di cuore, insieme alla consigliera Pastorino, sempre presente e sempre propositiva. Grazie a tutta la consulta. Grazie anche per supportarmi. Capitolo dei defibrillatori. È utile e doveroso intraprendere un percorso di insieme con le associazioni sportive, i gestori degli impianti, le scuole e l'assessorato per fare economie di scala in questo settore e far sì che tutte le realtà sportive, anche le più piccole, siano aiutate in questo percorso, sia a livello economico che organizzativo. Che da realtà non diventi utopia lo sport di tutti, per tutti. Lo sport va aiutato, deve poter esprimere tutte quelle forze sane, sociali e aggreganti che ne fanno parte. È un mondo fantastico lo sport. Lo sport, come la cultura e la scuola, devono tornare ad essere un volano di socialità, di salute e di benessere fisico e mentale, che fanno forte una comunità. E non dimentichiamoci che sport e cultura creano posti di lavoro stabili. Di come lo sport possa fare da apripista e da volano, ieri nella nostra città ne abbiamo avuto un esempio concreto. La delegazione del distretto di Lucheng è giunta in città per la firma di un gemellaggio che prevede, a partire dallo sport, anche degli scambi interculturali. Scuola. La scuola per noi è un primo passo verso l'integrazione, verso la socialità, la crescita non solo anagrafica, l'uguaglianza dei diritti,
Dobbiamo riportare la conoscenza, il sapere, la formazione lungo tutto l'arco della vita, la cultura al centro di un progetto strategico di investimento sulle giovani generazioni, attraverso politiche pubbliche in grado di accrescere l'istruzione di qualità per tutti, come risposta efficace alla precarizzazione di massa della vita e del lavoro. La scuola italiana è ancora per molti aspetti un patrimonio di eccellenza, di socialità, di democrazia e di coscienza critica. Forse proprio per questo qualcuno la vorrebbe smantellare o indebolire. L'attacco oggi al sistema della conoscenza rappresenta il punto più alto e pericoloso della condizione di degrado politico e culturale che soffoca il nostro paese. Ottimo e doveroso l'aver destinato risorse alle strutture scolastiche nel nostro comune. La scuola deve tornare a essere un luogo sicuro sotto tutti i punti di vista. Il punto di vista abitativo, ma anche, e questo non è da meno e non è scontato, viste le politiche nazionali, dal punto di vista qualitativo. Ecco perché in questo bilancio, sul fronte dell'edilizia scolastica, si continuerà ad investire per la messa in sicurezza e la riqualificazione degli edifici scolastici. Nel frattempo, auspichiamo che nel 2015 ci sia una maggiore celerità nel dare risposte alle interrogazioni proposte dai consiglieri e una maggiore partecipazione alle commissioni. Lo dobbiamo ai cittadini. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Ha chiesto la parola la consigliera Pietra. Prego. Sì, grazie signor Presidente. Certo che dopo un intervento così corposo io farò un intervento un po' più sciolto. Mi permetto comunque di farlo, perché tanto stasera sono stata insieme ad altri psicanalizzata, mi è stato detto cosa proviamo, la sinistra e che cosa succede, quindi mi sento abbastanza libera di dire quello che penso tranquillamente. Intanto dei piccoli flash, io abito in via Campestre 250, Case Uniabita, prima che qualcuno pensi che mi abbiano messo in lista nelle case popolari, scambiandomi magari per una straniera, tra l'altro. Se c'è qualcosa che non va in quelle graduatorie, invece di buttarla lì così, chi scopre queste cose potrebbe fare un ricorso laddove bisogna farlo. Se no sono parole dette così, poi una fa la battuta con gli stranieri, e forse qualcosa di vero in quello che penso c'è. Hanno appena finito di 3 mesi fa di ristrutturare le case popolari che sono di fronte alla casa dell'Uniabita in via Campestre 250. Quindi mi sembra che delle ristrutturazioni, poche, forse ce ne vogliono di più, ma le stanno facendo, a meno che lì non sia passato qualche volontario che ha ridipinto tutto e messo a posto i luoghi comuni della casa popolare di via Campestre 250. Abito lì e spesso mi capita, avendo una vecchia agila che ogni tanto non parte, di usufruire dei pullman. Sono un po' pigra, però a volte vado in bicicletta, ma essendo vecchiotta prendo il pullman. Il pullman è spesso lì in alcuni orari pieno, un sacco di studenti che scendono, un sacco di persone anche anziane e c'è sempre gente alle fermate, sempre nel quartiere, quello che è la circoscrizione 5. Questo è solo per dare così un po' di flash sulla città che io vivo, che forse è un po' diversa da altre persone, oppure può darsi che non la capisca io, però sono da 35 anni a Sesto San Giovanni e qualcosa vedo. Ieri sera c'è stato detto che, ed è stato detto all'assessora, che c'era un po' di, si autolodava. Poi stasera, ma anche altre volte, è stato detto che invece si piange, si fa il piagnisteo. Poi che siamo anche dei buonisti, a seconda di quello che si dice. Devo constatare che però poi a volte per alcuni scatta quella cosa che in psicologia viene inquadrata nel fatto che io indico nell'altro il mio difetto, perché poi appena c'è qualcosa su cui non si può proprio sputare o buttare via, allora c'è una tiritera da ieri sera da parte di qualcuno della minoranza. E del tipo, l'abbiamo detto, è anni e anni che lo diciamo e 10 anni che lo diciamo. Io non c'ero 10 anni fa, facevo altre cose e quindi devo andare in fiducia. Certo che se guardo i bilanci di alcune città e di alcune regioni che sono state governate dal centrodestra, in particolare da Forza Italia, i buchi che ci sono, eccetera, faccio un po' fatica a credere che se l'amministrazione fosse stata in mano loro
e oggi saremmo in una situazione completamente diversa. Non mi interessa, io non c'ero. Io so che da questa parte a volte, signor Presidente, sembra di doverci difendere dal gennaio, da tutto ciò che è successo dal gennaio del 1921. Dall'altra parte invece nessuno si assume le responsabilità di avere supportato, condiviso, votato, portato avanti forze politiche che hanno governato e portato l'Italia nella situazione attuale e governato anche regioni e comuni e portati in situazioni ben note a tutti. Quindi insomma uno poi si stanca anche un po' di dover sempre essere e avere di fronte delle vestali innocenti e vergini che non devono giustificarsi mai di niente, neanche del proprio pensiero culturale che hanno avuto almeno fino all'altro ieri. Ok, detto questo che mi interessava dire, ecco, io credo che la relazione che l'assessora ha fatto sia una relazione politica. Ieri è stato detto che non ci sono neanche i numeri. I numeri li abbiamo avuti a caterve nei documenti che abbiamo scaricato. Io credo che una relazione di bilancio deve essere una relazione politica che illustra quali sono la situazione politicamente, quali sono le scelte, quali sono le prospettive, cercando di immaginare, di vedere, di illustrare le prospettive future per la nostra città, viste le scelte di oggi. Quindi la ritengo una buona relazione e una relazione completa. Una cosa a cui tengo sicuramente particolarmente è l'impegno, salto una parte di cose perché non voglio poi rubare tempo a chi è migliore di me, l'impegno sugli interventi nelle scuole. Io lo ritengo importante, un impegno che è uno sforzo che l'amministrazione fa andando anche a anticipare i tempi, a volte un po' lenti e non proprio precisi, del governo centrale. Governo centrale che dal mio punto di vista, io lo dico perché lo penso, continua comunque a tagliare sulla spesa, sulla scuola pubblica, magari poi spendendo per inutili prove invasi o registri elettronici che poi si imballano e creano maggiori difficoltà, eccetera. E un governo centrale che su alcune cose io trovo ancora molto asservito a un'Europa che in questo momento sta discutendo insieme agli Stati Uniti, insieme ad altre potenze economiche del mondo, per aprire i confini alle merci, perché le merci possano liberamente girare, andando magari oltre alle leggi nazionali, alle leggi regionali, alle leggi e ai decreti delle amministrazioni locali, ma non apre nessun passaggio agli esseri umani che possono tranquillamente morire e essere inghiottiti nel Mediterraneo. Quindi la mia parte critica rispetto a certe cose ce l'ho e me la tengo. E una cosa che io voglio rivendicare qua, visto che ci lodiamo, così poi mi psicanalizzano meglio, è il lavoro del gruppo consigliare, di questo gruppo consigliare del PD in questa consigliatura. Nel senso che noi su alcune cose che tutti avranno detto 100 anni fa, noi siamo arrivati, almeno io sono arrivato adesso e altri sono arrivati adesso, ne abbiamo parlato lungamente. Dal gruppo consigliare è venuta l'idea di mettere una tassa di soggiorno, di cominciare a ragionare su una tassa di soggiorno in vista dell'Expo, e poveri turisti, li tassiamo, ma il turista che passa nella nostra città magari anche in numero notevole, visto anche le iniziative della città, magari sporca nella città, magari sfrutta delle cose che sono dei cittadini se stessi, quindi una piccola tassa di soggiorno la lasciamo solo a Venezia, forse possiamo, mi sembra doveroso, e non vedo questa sofferenza nel turista che dà qualcosa alla città che va a visitare o nella quale alloggia mentre va all'Expo. Un'altra cosa su cui abbiamo discusso da 2 anni è stato il discorso, ci siamo posti il problema, sì, dei premi ai dirigenti del comune di Sesto San Giovanni, di fronte proprio anche a quel sacrificio che veniva chiesto a altri lavoratori del comune, che erano i lavoratori e le lavoratrici delle farmacie a cui era levato il premio. E abbiamo portato questo dibattito e abbiamo contribuito, accolto
con favore discusso anche sulla riorganizzazione della macchina comunale, perché fosse più efficiente, perché sia più efficiente, più vicina al cittadino e costi meno. Quindi io non lo so, l'avranno già detto tutti, ma noi abbiamo partecipato, che è una scelta politica della Giunta, una scelta politica della Giunta. Vorrei ricordare che Tranchida, io c'ero in quella commissione, non è che ha detto che era tutto uno schifo, ha parlato chiaramente di tempi che cambiano e del bisogno di cambiare alcune cose anche in merito proprio al lavoro degli uffici, della macchina comunale in base ai tempi attuali. Quindi ha fatto un discorso un po' diverso. E poi arrivo a un punto dove so che mi schiererò contro di voi, forse anche contro qualcuno da questa parte, che è Bibbona. Allora, su Bibbona c'è un grosso interesse di molti cittadini, che non è solo la nostalgia perché da bambina andavo a mangiarmi il ghiacciolo sulla sua spiaggia, a parte che io personalmente ci ho portato per 35 anni ogni anno scolastico le classi e la mia scuola è andata anche adesso. Spero che non sia stata male per l'odore delle verdure, eccetera. Poi, insomma, ognuno ha i suoi gusti olfattivi e il suo piacere. Noi abbiamo sempre mangiato abbastanza bene. Quello che io chiedo con forza qua stasera, anche a nome di quei cittadini con cui parlo del problema di Bibbona, è che si studi la situazione di Bibbona sia dal punto di vista, da tutti e due i punti di vista. Perché molti cittadini e molte cittadine vorrebbero un rilancio, studiamoci anche un rilancio di questo patrimonio della città, perché loro lo considerano un patrimonio della città. Avevo altre cose da dire, ma non posso rubare altro tempo, grazie. Grazie alla consigliera Pietra, ha chiesto la parola la consigliera Pietra Ferrante, prego. Sì. Ma dopo questo bellissimo intervento della collega Pietra, io faccio una premessa in merito al discorso delle lodi che la Giunta ha fatto nella presentazione. Ricordo che il Sindaco e la Giunta l'anno scorso, approvando il bilancio 2014 a fine anno, si erano accontentati di svolgere un esercizio, e uso il termine definito dalla legge, un esercizio provvisorio, dimostrando non solo incapacità di pianificazione nel territorio, di strategie diversificate su molteplici problemi che affliggono la città, ma anche incapacità nella gestione amministrativa ordinaria, bloccando di fatto lo svolgimento corretto delle sue funzioni di governo e nel contempo impedendo all'attività del Consiglio Comunale di svolgere la sua funzione di organo di controllo e di indirizzo. Ciò premesso, nel mese di aprile ci troviamo ad approvare il bilancio di previsione del 2015. Cosa vediamo in questo bilancio rispetto ai temi del lavoro, della mobilità, della riqualificazione urbana? Quali sono le misure per il rilancio dell'economia locale a favore del mondo produttivo e commerciale? Se guardiamo il bilancio di previsione, per lo sviluppo economico è destinato solo lo 0,16% delle spese correnti, ancora meno dell'anno scorso. Riduttivo quanto stanziato per il commercio. Ciò dimostra la mancanza di politica espansiva e di sostegno al commercio di vicinato. Certo, c'è il progetto Vado a Sesto, ma 2 anni di agevolazioni tributarie sono sufficienti a facilitare l'insediamento o l'ampliamento alle imprese? Dopo che per decenni abbiamo visto chiudere o scappare le imprese, per rivitalizzare il territorio occorre molto di più. Occorre un corollario di iniziative che riguardano anche le ex aree FALC e attuare quella semplificazione degli strumenti urbanistici che è alla base della legge regionale Impresa Lombardia per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività. Bisogna non vanificare gli sforzi della legge regionale e l'amministrazione si deve impegnare affinché non rimangano solo buone intenzioni. Il rilancio dell'economia locale deve ripartire dal contenimento della pressione fiscale, è stato più volte detto questo discorso, alimentato da una serie spending review ed azioni capaci di scardinare quelle sacche di malgoverno create negli anni da consorterie pubbliche e private. È quindi triste constatare, analizzando il bilancio di previsione 2015, che invece ci troviamo a pagare una Tari
che aumenterà del 9,7%, prima ancora di aver definito l'assegnazione del bando. Aumentare la Tari in previsione di maggiori costi che si prevedono di assegnazione al nuovo gestore è una scelta non condivisibile. Era già un costo elevato, eccessivo, se paragonato al livello di igiene urbana percepito dai cittadini. Discariche a cielo aperto, sporcizia, sono sotto gli occhi di tutti e non è aumentato. E non è aumentando i proventi del nuovo gestore che si risolve il problema. Mi fa piacere aver sentito dal collega Nossa che vuole proporre un'indagine sul gradimento del servizio di igiene urbana. Ricordo che questo è stato fatto da noi ed è stato rifiutato nell'anno scorso. Però se ci mettiamo d'accordo lo possiamo proporre, lo possiamo riproporre anche già domani e poi voglio vedere se viene accettato almeno dalla vostra forza. Per quanto riguarda i rifiuti, la tassa di rifiuti, occorre cambiare rotta, cambiando il metodo di tassazione e passare alla tariffa puntuale. Già a suo tempo avevo detto che numerosi sono i comuni all'estero ed in Italia che hanno ottenuto con successo una diminuzione notevole dei costi percorrendo la strada della strategia rifiuti zero. Occorre sensibilizzare i cittadini per fare bene la raccolta differenziata in cambio di un risparmio della tassa rifiuti e cercare così di cambiare il modo di vedere i rifiuti e i servizi ad essi correlati. Anche la TASI aumenta del 3,75%, inserendo nella tassazione i cosiddetti immobili merce. L'imposizione tributaria era cresciuta del 18,6% nel 2014 e quindi continua ad aumentare. La maggior parte dei tributi si paga purtroppo a prescindere dal reddito. Questo vale per l'IMU, che ha natura patrimoniale, e per la TASI, che si giustifica con i servizi indivisibili. Il sindaco Chittò e la Giunta potevano agire sulle detrazioni. Le detrazioni in vigore sono ridotte a 78 euro e rimangono tra le più basse dell'Interland milanese, colpendo anche le fasce più deboli e le famiglie con studenti di età superiore ai 18 anni. Perché non agevolare anche queste famiglie che con tanti sacrifici mantengono i loro figli negli studi dopo i 18 anni per ottenere un titolo che dia qualche possibilità in più di trovare un lavoro? Nella delibera della TASI avevamo proposto questo cambiamento, cioè di dare le detrazioni anche a quelle famiglie che hanno i figli a carico se studenti, visto che anche questa proposta mi sembra di ha trovato accoglienza dal collega Nossa, domani lo presenteremo all'ordine del giorno, quindi anche questo sarà presentato. Non hanno contribuito a contenere l'aggravio per i contribuenti neanche i dividendi delle partecipate. Vediamo l'azienda Farmacie Comunali, per anni luogo di spreco di denaro pubblico e se ben gestita che cosa abbiamo visto? Che non solo ha il bilancio in pareggio ma avrà anche un utile che ormai non entrerà più a far parte delle casse del comune. Le società partecipate quindi vanno costantemente monitorate perché i loro bilanci a fine anno vengono consolidati con quelli del comune e quindi anche il discorso del CTP, se i tre comuni, come giustamente è stato sollecitato dalla collega Lantucci, se questi tre comuni si mettessero d'accordo prima della sentenza del Tribunale e si arrivasse a un dunque, anche con quest'anno finalmente si riuscirebbe a chiudere questa voragine che oramai è costata diverse centinaia di migliaia di euro. Passiamo alla spesa corrente, è sempre troppo alta, con una media di 940 euro pro capite a cittadino. Ci domandiamo quanti siano gli sprechi. Il nostro collega Lanzoni ha fatto una inchiesta sui costi della videosorveglianza. I risultati sono, a dir poco, sconcertanti per lo spreco di denaro e la scarsa competenza di chi si è occupato fino ad ora di queste cose. Se questi sono i risultati di un solo argomento, chissà cosa emerge ad affrontare tutto il resto. È ora che il sindaco e la giunta si impegnino ad amministrare la città in modo serio e coerente. Le spese di gestione pesano per oltre il 54% delle spese correnti
mentre le spese sociali sono pari al 10%. Sul discorso della spesa sociale è quindi necessario innovare le forme di erogazione dei servizi. Il cambiamento deve partire da nuove idee e strumenti che investano sulla sussidiarietà sociale, in cui il ruolo degli enti pubblici è essenziale e strategico a partire dalla predisposizione e allocazione delle risorse necessarie. Abbiamo un vastissimo giacimento di soggetti di natura sociale che va dal terzo settore all'impresa sociale, alle associazioni operanti sul territorio, che va valorizzato. Va valorizzato con fatti e non solo con parole. Risorse, competenze e professionalità del mondo della solidarietà sociale in un rapporto di collaborazione con gli attori pubblici. Accordi di collaborazione che però vanno formalizzati e che non devono essere lasciati alla buona volontà dei singoli operatori. Occorre costruire un nuovo welfare basato sul riconoscimento del bisogno delle persone e della famiglia, con l'obiettivo di coordinare le risorse a disposizione di diversi settori assessorati, quindi solidarietà, sanità, casa, giovani. Si rimetta in discussione l'idea di specializzazione, anche nel sociale, che ha frammentato le esperienze di vita dei cittadini anziché aiutarli a ricomporle. E adesso questa nuova riorganizzazione può andare in questo senso. Per fare ciò si rende necessaria l'integrazione delle competenze e delle risorse fra sistemi diversi e complementari, quindi sociale, sociosanitario, formazione e lavoro, politiche per la casa, al fine di ottenere un sistema più aperto, coeso e più comunitario. Per quanto riguarda il problema abitativo, la situazione è insostenibile e l'abbiamo visto come negli ultimi due consigli comunali sul bilancio si è presentato l'Unione Inquilini, quindi è una situazione insostenibile. Il disagio abitativo riguarda sempre più gran parte della popolazione in affitto, anziani, immigrati, ma anche i proprietari delle case, della propria abitazione, tanto da diventare la questione sociale. La perdita del lavoro, l'instabilità lavorativa, la malattia, la morte del coniuge, la separazione, lo sfratto dell'abitazione sono eventi che rendono più probabile l'ingresso degli individui nella marginalità sociale. Se non vogliamo arrivare ad un conflitto sociale, occorre ridurre le forme di disagio grave, agendo sui criteri di assegnazione dei fondi e degli alloggi a canone sociale e verificando nel tempo se sussistono, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, che se sussistono ancora i requisiti per l'assegnazione degli stessi. Verificando inoltre se il patrimonio residenziale a finalità sociale gestito sia gestito con criteri di efficienza. In secondo luogo, occorre ridurre il fenomeno della vulnerabilità abitativa mediante facilitazione di operazioni di permuta, compravendita e frazionamento degli alloggi e, come detto, ampliando il patrimonio residenziale da destinare all'affitto con quote di alloggi a canone concordato. Molti sono gli strumenti previsti a sostegno della persona e della famiglia messi a disposizione dalla Regione. Sono strumenti di garanzia per accompagnare verso l'uscita del bisogno, all'incremento dell'offerta abitativa, alla valorizzazione degli alloggi sfitti, invenduti o incompleti. L'amministrazione deve essere capace di utilizzarli, ma per agire occorre anche conoscere. Chiediamo ancora con forza che venga svolta una ricognizione degli stabili degli enti pubblici e comunali, a cura dell'assessorato dei servizi sociali e dell'assessorato al patrimonio, con l'obiettivo di capire quali siano in disuso o da ristrutturare. In conclusione, sono tante le sfide attuali per una programmazione coerente e adeguata alle reali necessità e con l'attenzione ai nuovi bisogni. Sesto, è amministrata con spot pubblicitari, con comunicati stampa più che su basi reali, e questo è fonte di grande preoccupazione. Si è detto che questo è un bilancio che incomincia ad avere qualche accenno di rinnovamento, di cambiamento, ma il sindaco e la giunta sono cambiati non a piccoli cambiamenti, ma a un cambiamento profondo che richiede la visitazione di molte categorie culturali, mentali e professionali, che riporti la centralità sulla comunità e sulle relazioni. Grazie alla consigliera Pittaferrante. Ha chiesto la parola il consigliere Bavassoli. Prego. Grazie, signor Presidente.
mio intervento cercherò di essere sintetico. Mi sia però concesso un'osservazione di carattere più generale che è legata al fatto che trovo un po' incongruente il fatto che nella discussione del bilancio, che ritengo sia l'atto più importante di un'amministrazione, il Partito Democratico abbia meno tempo a disposizione per gli interventi rispetto a una delibera normale. Comprendo che queste decisioni siano frutto di ragionamenti fra l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo, ma trovo la decisione abbastanza strana. Veniamo quindi al bilancio, per non portare via tempo ai colleghi del Partito Democratico che vorranno intervenire. Anzitutto credo che sia doveroso un ringraziamento all'assessore Montraso e ai suoi uffici per aver mantenuto fede all'impegno di portare in discussione il bilancio previsionale il prima possibile, non cogliendo di fatto la possibilità di proroga offerta agli enti locali che, se non erro, ad oggi è fissata al 31 maggio 2015. Certamente la proroga, credo, dica la sostanziale difficoltà degli enti locali rispetto alla definizione e alla stesura dei bilanci. Ma come siamo stati puntuali lo scorso anno nel richiamare l'amministrazione a causa della tardiva presentazione del bilancio previsionale, pur nel rispetto dei tempi stabiliti, oggi ritengo che dobbiamo fare un plauso per i tempi nei quali viene posto in discussione. In questi giorni il sindaco Fassino è stato ascoltato in Senato come presidente di ANCI e tra le varie cose dette ha posto l'accento sul fatto che i comuni hanno avuto una riduzione di quasi 18 miliardi di euro. Credo che anche questo dato non sia indifferente, in quanto ha avuto impatti anche nel nostro comune, dove le entrate dei trasferimenti erariali, che si sono quasi azzerate, oggi vedono addirittura il nostro comune nelle condizioni di dover rendere allo Stato più di quanto ci viene dato. Credo che questo non sia più accettabile. In questi anni abbiamo sentito parlare di federalismo fiscale, sulla scia di questo nome si sono fatti, a mio avviso, anche una serie di pasticci. Gli enti locali chiedevano e chiedono una maggiore autonomia finanziaria. Posso anche essere d'accordo sull'autonomia finanziaria degli enti locali, ma se tale deve essere, lo Stato, credo, non debba poi richiedere contributi da parte degli enti locali. Dentro questo quadro riconosco che tale parte, causa del cambiamento normativo e l'aumento dei costi del servizio per il quale abbiamo dibattuto in sede di approvazione della delibera, ritengo importante sottolineare come questa amministrazione non abbia agito sulla leva fiscale. Lo si poteva fare? Certo, ma la scelta è stata una scelta politica forte di non agire sulla leva fiscale. Ritengo doveroso riconoscere a questa amministrazione la pesante eredità assunta e la capacità e il coraggio con la quale ha cercato di affrontare vari temi, tra cui la riorganizzazione del personale. Tema questo che ha visto porre l'attenzione di questa giunta sin dal suo insediamento e per il quale il progetto riorganizzativo presentatoci dal dottor Tranchida in sede di commissione è solo l'ultimo tassello. Il costante abbassamento dei costi del personale, meno 550.000 euro, il blocco delle assunzioni, la mancata sostituzione dei dirigenti, sono sicuramente elementi molto importanti, che vanno affiancati anche ad un aumento dei costi per la formazione del personale. E ritengo questo dato altrettanto importante, perché da un lato una riorganizzazione era necessaria, ma dall'altro è importante investire sulla formazione del capitale umano del nostro comune. Alle soglie di un importante appuntamento come Expo, vorrei ricordare l'agevolazione fiscale alle imprese, alle neoimprese, con un lavoro di sinergia tra Comune, Regione e Lombardia. La scelta di mantenere la riduzione di IMU per i commercianti, credo che questo non sia banale, sia stata una scelta politica assunta a suo tempo, confermata, che però va ricordata. Impegni che questa amministrazione, con coraggio, sta portando avanti, ribadisco, dentro un contesto non facile. Rispetto al tema casa, la storia e la tradizione di questa città dicono che da sempre ha investito nelle politiche abitative. Rispetto al tema della dismissione degli appartamenti e la necessità di recuperare risorse, credo sia un atto utile e doveroso, soprattutto in un quadro di presenza di numerose case comunali, con un indice di rotazione molto basso. Tema Bibbona. Volevo tranquillizzare la consigliera Landucci, che ha chiaramente la soluzione del problema,
Lo studio è stato affidato un incarico per un servizio di determinazione del valore di mercato per il massimo e miglior utilizzo del centro. La finalità della valutazione ha lo scopo di consentire all'amministrazione comunale di orientare la scelta sul futuro del centro, valutando tutte le opzioni possibili, vocazione sociale, gestione mista, dismissione, quindi non è stata ancora fatta una scelta ad oggi. Noi siamo abituati a ragionare su dati certi prima di prendere una decisione, per cui credo che farsi aiutare in questo non lo ritengo un atto sbagliato. Rispetto al tema dei trasporti, mi sia concessa una battuta. Consigliera Landucci giustamente ricordava a suo modo di dire che i mezzi di superficie sono poco utilizzati, quindi sono questi pullman che girano per la città. Ecco, non capisco allora come mai chi siede dalla sua parte, non appena sono cambiati i tragitti, si sono subito schierati con i cittadini come paladini di un servizio da non toccare. Si può fare meglio, si può fare di più, ma noi non abbiamo la pretesa di dire o di sentirci i migliori. Noi siamo stati chiamati ad amministrare dentro un quadro complicato, non facile, in un'epoca in cui comunque c'è una fatica generale, una crisi forte, ma lo facciamo con impegno, con entusiasmo, con spirito critico. Cosa abbiamo fatto? Non abbiamo una visione? Io vorrei solo ricordare alcune cose. Le farmacie comunali che tornano in attivo, i lavoratori socialmente utili, l'adozione della variante sulle aree FALC per accogliere la città della ricerca e della salute, il rilancio produttivo, l'accordo regione e comune, le varianti del piano di governo del territorio per favorire lavoro, sviluppo, regole più semplici, 200.000 euro frutto di bandi con il credito sportivo da rendere in 10 anni senza interessi, 35.000 euro messi a disposizione per le attività commerciali interessate dal prolungamento della metropolitana 1. Questo e molto altro ancora, forse dicono la passione, l'entusiasmo, la fatica con la quale stiamo amministrando questa città. Grazie. Grazie consigliere Vavassori. Chiesto la parola il consigliere Foggett, prego. Grazie mille. Io non rubo minuti a nessun mio collega di partito, quindi me ne prendo un pochino di più magari. No, sarò sintetico e disordinato come al solito. Allora, ieri sera la consigliera Pietra, in un momento privato del consiglio, mi ha parlato di un triste avvenimento che ha toccato il Ginco, il centro giovani accanto a Spazio Arte. Non mi interessa e non permetto a nessuno neanche di pensarlo provare a strumentalizzare questa cosa, però questa notizia mi ha fatto pensare e riflettere. Pensavo a varie cose che ho incrociato, ho incrociato questi pensieri con quello che si diceva ieri nella relazione di commissione di minoranza, appunto nella relazione di commissione di minoranza. Si diceva quanto questo sia un bilancio di mantenimento, il bilancio di un'amministrazione che non investe. Allora mi sono chiesto in cosa può investire un'amministrazione. Lo diceva ieri anche la consigliera Teormino, un comune non produce pneumatici, per cui se mantiene lo stesso numero dello scorso anno, dell'anno precedente, allora vuol dire che non ha fatto il proprio dovere. E un comune non produce né pneumatici, né computer, né macchine. L'unica cosa che un'amministrazione può e deve provare a produrre
è benessere per i propri cittadini. E questo, nel modo giusto o, mi si può dire anche, assolutamente plausibile, nel modo sbagliato, questa amministrazione sta provando a farlo. E quindi in che cosa investe l'amministrazione per produrre benessere? Investe destinando uno spazio ai ragazzi del Ginco, ecco perché questo giro di pensieri. Investe destinando uno spazio ai ragazzi del Ginco e investe supportando economicamente e mantenendo altri servizi come ad esempio gli asili comunali che sono stati tirati fuori ieri sera. Sempre ieri sera da una parte si diceva che stiamo scaricando il peso della nostra situazione economica attuale sulle future generazioni e dall'altra si diceva noi negli anni di proposte ne abbiamo fatte, vendere gli asili nido, vendere Bibbona. Vedete, per quanto ci riguarda, pur apprezzando questo eventuale impulso alla collaborazione, non riusciamo ad accogliere come consiglio valido quello di svendere ciò che di più caro possiamo dare ai nostri cittadini. Faceva bene ieri sera Romagnello a inserire Bibbona nel quadro delle criticità, dell'attuale situazione, perché la situazione per quella che è oggi non può essere continuata a lungo. E quindi la criticità, per come la vediamo noi, sta nel valutare attentamente tutto il quadro legato a questo e a tutti gli altri servizi che la città ha da offrire per svilupparli e rilanciarli al meglio, come effettivamente, diceva prima Vavassori, si sta facendo. Svenderli, questo sì, porterebbe a scaricare tutto sulle generazioni future. Svendere oggi il patrimonio dell'amministrazione vorrebbe dire magari un domani tasse meno onerose per i cittadini, ma questi stessi cittadini dovranno poi pagare però ai privati e pagare profumatamente perché, ve lo ricordo anche se magari non serve, il libero mercato abbassa i prezzi solo se esiste dall'altra parte un competitore pubblico valido. I cittadini dovranno quindi pagare profumatamente queste cose che in questo momento sono tra i capitoli di spesa di questo bilancio e pagarli probabilmente molto di più. Quindi l'amministrazione investe e come con questo bilancio? Investe in Bibbona, investe nel vilipeso CDD che qualcuno dà già per regalato ma che ancora nessuno ha messo in vendita e che poi, come per Bibbona, è chiaro che un servizio anziano come questo vada riorganizzato, ma tutto a partire dal contributo dei lavoratori e delle lavoratrici, altrimenti potrebbe anche, per quanto ci riguarda, essere offerta la buonanima di Marx che noi ci opporremmo. Questa amministrazione poi investe nell'attenzione alla disabilità, investe nel prossimo bando per le mense e, non scappo, investe anche nel bando dell'igiene. Pagheremo di più? Ringraziando innanzitutto per aver fatto frullare i pallottolieri e avercelo ricordato, non ringrazio per aver fatto finta di non sapere per quale motivo pagheremo di più. Pagheremo di più perché pretenderemo dalla prossima azienda appaltatrice esponenzialmente di più e voi, tutti quelli che sono seduti da quella parte, lo sapete, perché nel nuovo bando sono richieste cose che in alcuni casi sono state anche consigliate dai gruppi che oggi siedono dall'altra parte. Quindi far finta che gli aumenti siano destinati alla nuova azienda, come si è detto, indica o di non aver inteso di che cosa trattasse la delibera, e non mi permetto neanche di pensarlo, o di aver lanciato parole al vento aspettando che qualcuno abboccasse. E ci si può dire, come è stato detto, che anche in passato qualcosa di questo tipo è già venuto fuori da questi banchi, prima per Aimeri, poi per Core, e oggi lo diciamo per chi arriverà prossimamente. Ma perdonatemi, tutti i gruppi che sono da quella parte, eccetto il Movimento 5 Stelle, negli ultimi 20 anni hanno sostenuto Berlusconi. Quindi accuse di questo tipo non ne accetto, perché voi avete perseverato nell'errore per quasi 20 anni. In cosa investe, consigliera Miranda, poi questa amministrazione, questo bilancio? In buona politica. Tutti plaudete all'intervento del dottor Tranchida. Sì, bene,
ma non c'è stata una scena ai limiti dello schizofrenico nel quale il dottor Tranchida si è chiamato da solo e ha detto vengo a fare qualcosa dal fisso al cellulare, vengo a fare qualcosa a Sesto. Tranchida ha partecipato ad un bando pubblico portato avanti per scelta politica di questa amministrazione. Un'amministrazione che ad un certo punto ha inteso che il sistema, per quello che era prima, non poteva... Cortesia, guarda. Consigliere La Miranda. Poi dopo cortesia. Ci incontriamo, magari andiamo a bere qualcosa, consigliere La Miranda. Ed ecco quindi un altro capitolo di risparmio in questo bilancio, un risparmio che oggi è legato solo ai pensionamenti, in parte, ma non solo, perché la riorganizzazione delle PO e delle AP non porta poco risparmio. E comunque è normale che un cambiamento di questo tipo non dia effetti nell'immediato. Aspettiamo il prossimo bilancio e poi tireremo le somme. Buone politiche anche come quella che, vi piaccia o meno, ha voluto qui la Città della Ricerca della Salute. E ci tengo a sottolineare la parola ricerca, come aveva fatto tempo addietro il sindaco, perché è simbolo di coraggiosa controtendenza rispetto all'Italia intera, e non solo, perché anche altre parti di Europa stanno dimenticando la ricerca. Qui a Sesto evidentemente no. In questo investe questa amministrazione, in buona politica, la stessa buona politica che ieri ci ha portati all'inaugurazione del nuovo sito produttivo di Alstom in via Trento. E questo, lo dico con forza, non è la decisione di un qualcuno che ha voluto piazzarsi qui a Sesto. Questo è il frutto di una buona politica che ha deciso di opporsi fermamente a quel tale costruttore, il più potente in Italia e di rilevanza anche internazionale, che in quell'area ci voleva fare, si stanno divertendo da quella parte comunque, vero? In quell'area ci voleva fare gli stessi casermoni che sono arrivati di fronte a Viale Italia. Noi, questa amministrazione, la scorsa, gli ha detto no e oggi Alstom ci ha dato ragione. Quello stesso costruttore, torno un po' sopra, dal quale ci tengo a dire, oggi dobbiamo pretendere risposte rispetto all'emergenza abitativa, perché il comune deve portare anche a lui e a quei personaggi le istanze delle persone che ieri sera erano quassù. A questi personaggi, ricordando loro che nella crisi ci siamo entrati tutti, anche se con responsabilità diverse, e tutti dobbiamo uscirne. Vedete quindi, questa è buona politica, non svendere gli asili comunali. E in questa buona politica questa amministrazione investe con questo bilancio e con mille decisioni prese di continuo da quella giunta e da questo consiglio comunale. Mi permetto poi due ultime battute. Sulle scuole non ho detto nulla perché lo ha detto la consigliera Pietra dal molto alto della sua esperienza, però sottoscrivo tutto quello che ha detto e aggiungo che, mi permetto di aggiungere, che i primi 40 minuti di ogni giornata scolastica sono diventati una scena quasi comica alla Benny Hill a causa di quel registro elettronico che si è spacciato per una grande innovazione. Per concludere dico anche, tassa di soggiorno la facciamo pagare a chi chiede un permesso, a chi chiede anche a volte in modo disperato un permesso di soggiorno. Chi verrà a Sesto per partecipare alla Fiera della Vanità sponsorizzata da McDonald's e Coca-Cola, penso se lo possa tranquillamente permettere. Grazie. Grazie, consigliere Poggetti. Chiesto la parola consigliere Tremolata, prego. Grazie Presidente. Brevemente, senza ripetere quello che hanno già detto i miei colleghi di partito, visto che ci siamo divisi un po' i compiti, volevo centrare il mio contributo sul rapporto tra costi e benefici, che penso non abbia ricevuto abbastanza attenzione, cioè tra il rapporto che c'è tra i servizi che vengono resi ai cittadini e le tasse che i cittadini pagano. Credo cioè che vada fatta maggiore attenzione al collegamento che c'è
tra le due partite, tra le entrate e le uscite. Faccio un esempio. Se non ci piace l'imposta di soggiorno, facciamo un esempio a caso, dobbiamo però spiegare dall'altra parte i soldi che abbiamo previsto di introitare con questa tassa, con questa imposta, da dove toglierli, dalla parte dei servizi erogati ai cittadini. Se non ci piace che gli immobili merce vengano assoggettati alla tassa, dobbiamo dire quali servizi di pari entità togliere dall'altra parte della bilancia. Oppure se vogliamo che lo stesso introito che ci deriva dalle tassazioni degli immobili merce vada a detassare vada a contribuire ad alcune agevolazioni, alcune categorie di cittadini, come è lecito che come proposta ci possa essere, anche qua devo decidere poi quei soldi da che parte escono dalla parte dei servizi. Se non ci piace che siano stati ricontrattati i mutui, dobbiamo capire quei 600.000 euro che ci ritroveremo ogni anno per i prossimi anni, a quali servizi corrispondere un taglio. Diceva qualcuno, adesso non ricordo, nel corso del dibattito, che dovremmo ringraziare i cittadini. È un ragionamento che è una prospettiva che non mi piace, perché dà l'idea che noi siamo qua e abbiamo con il piattino in mano, aspettiamo che il cittadino ci dà dei soldi per portare avanti delle iniziative che interessano a noi. Forse invece veniva detto come una prospettiva invece che dovremmo metterci dalla parte dei cittadini, in questo caso allora positivo, lo condivido, questa prospettiva mi piace di più, cioè noi siamo responsabili di alcune scelte che dobbiamo spiegare, quindi sia la maggioranza è responsabile delle scelte che ha fatto con questa presentazione di bilancio e spiega ai cittadini e dimostra la bontà del rapporto tra il costo di questo servizio e il beneficio che ne riceve il cittadino. Però allo stesso modo anche l'opposizione dovrebbe entrare in questa logica, cioè spiegare le sue scelte, come pesano dalla parte dei servizi e come pesano dalla parte dei costi che questi servizi hanno bisogno. Scelte quindi, scelte che questa amministrazione ha fatto. È vero che mentre cambiano i tempi, mentre passa il tempo, alcuni nodi vengono al pettine. Però l'affrontare questi nodi è comunque una scelta. E scegliere, secondo me, è il cuore della politica. È il frutto di discussioni che la maggioranza fa, che all'interno del mio partito o all'interno della maggioranza coinvolgono persone che hanno sensibilità diverse, esperienze diverse, diversi punti di partenza. Possono coinvolgerci tutti in un discorso serio di maggioranza, di opposizione su alcuni temi che vengono posti all'ordine del giorno. Ci sono dei programmi che la maggioranza si è data, ci sono dei tempi che cambiano, ma si tratta di mediare tutte queste sensibilità, tutti questi punti di partenza diversa, tutte queste diverse sensibilità che noi rappresentiamo in altre persone che conosciamo, in altre situazioni che conosciamo perché viviamo in questa città. Arrivando a una mediazione, a una proposta che però, gioco forza, deve fare riferimento a questo rapporto di costi e benefici. Quindi noi abbiamo fatto alcune scelte, io penso di dover elencare solo le principali. La riorganizzazione del personale come scelta miglioramento dell'efficienza della macchina comunale, quindi non una scelta per fare cassa, non qualcosa che ci è piovuto dal cielo per il fatto che alcune persone vanno in pensione, quindi sì, inaspettatamente risparmiamo qualcosa. No, è una scelta questa. Il nuovo appalto dell'igiene urbana e la scelta di scorporare la parte di gestione del verde, di manutenzione del verde, perché pensiamo che questa possa dare una maggiore efficienza ai servizi e un maggior servizio di pulizia ai cittadini. La scelta di non aumentare le tasse oltre a quello che sono e quindi di mantenere la tassazione per i cittadini al livello dello scorso anno. In particolare le scelte di detrazioni che vengono fatte ad alcune categorie di cittadini,
su, non so, ad esempio sulla TASI per chi ha un figlio, per chi ha un disabile in famiglia, per chi ha la prima casa, per chi è disoccupato. Sono tutte scelte che non sono scontate e non sono automatiche. Lo stanziamento, l'aumento dello stanziamento per il trasporto dei disabili, perché crediamo che su questo ancora molto debba essere fatto come scelta di civiltà che ci coinvolge. La scelta di, come dicevo, per esempio, di ricontrattare i mutui, che è stata fatta quest'anno, la scelta di avere una fiscalità di vantaggio per le imprese che si insediano a Sesto, la scelta di chiedere a chi viene a Sesto a fare il turista o per lavoro e alloggia in alberghi, di contribuire con un euro, se non ricordo male, al giorno, anche lui ai servizi che questa città gli offre. E da ultimo la scelta di lottare contro l'amorosità colpevole, cioè di contrastare questa l'amorosità che toglie risorse ai cittadini onesti che pagano le tasse. Tutto questo dalla parte dei servizi, dalla parte delle scelte che sono state fatte e che questa maggioranza condivide. Dalla parte dei costi si fa sempre riferimento al fatto che quello che paga il cittadino sarebbe troppo. Ecco, nel contesto di questo discorso che ho fatto, ogni cittadino può fare i conti rispetto ai servizi che riceve e quello che paga. Da questo punto di vista è ovvio, e lo sforzo sarà sempre quello anche da parte dell'amministrazione, di fare sempre meglio, perché non c'è un punto massimo in questo rapporto, quindi la cosa è anche abbastanza soggettiva. Quindi i servizi possono essere migliorati e le spese possono essere ridotte. Noi crediamo di aver fatto un buon lavoro fino adesso, però ovviamente non è il massimo e per cui andremo sicuramente avanti per questa strada. Faccio solo notare che ci sono, per esempio, molto spesso nel passato era stato, si faceva riferimento, se non ricordo male, in commissione al fatto che lo Stato, la Regione danno dei servizi e il Comune dà dei servizi. Ecco, da questo punto di vista, premesso che anche un solo euro che viene chiesto al cittadino da parte nostra deve comunque essere speso bene e dobbiamo rendere conto del servizio che quel singolo euro dà al cittadino, l'addizionale IRPEF che il Comune chiede dello 0,6%, lo Stato ci chiede dal 23% al 43%, la Regione ci chiede dall'1,23% all'1,74%. Questi sono gli ordini di grandezza di quello che sta sulla parte della bilancia del costo dei servizi. Io così per curiosità mi sono fatto dei calcoli, un esempio di un signor Rossi che qualunque che guadagna 28.000 euro, il Comune gli chiede 60 euro, lo Stato 6.960, la Regione 389. Poi ognuno giudica se questo è sufficiente, spropositato, anche lo Stato dà i suoi servizi, non sono qui a discutere di questo, però a volte ho sentito parole un po' esagerate da questo punto di vista. Quindi ribadisco anche la disponibilità, come siamo abituati in questa maggioranza, in questo partito, a discutere e a prendere in considerazione le proposte di tutti, a prendere in considerazione anche le proposte dell'opposizione, che però si devono scontrare con questa dura legge alla quale tutti dobbiamo sottostare. Grazie. Grazie al consigliere Tremolada. Ha chiesto la parola il consigliere Lanzoni, prego. Buonasera a tutti. Allora, io su un argomento così complesso e articolato che vede l'inoltro di decine e decine di pagine da studiare, non mi sento sicuramente in grado di entrare nel dettaglio, di entrare proprio nelle macro aree. Sicuramente avete visto che l'intervento della mia collega Tita Ferrante è stato molto preciso e puntuale. Partirei al contrario. Nel senso che se ogni euro, come l'intervento del capogruppo del PD, dei singoli cittadini, deve essere speso bene, ecco,
partiamo da un euro e iniziamo a guardare, le cose secondo me non vanno. Come avete visto, abbiamo fatto una, partendo dal dalla discussione di che avete bocciato una nostra mozione sul tema della sicurezza, noi abbiamo condotto questa indagine. Bene, non entro nel dettaglio perché quello che è emerso è abbastanza evidente. Parto dal DUP del 2015-2017, che da questo documento programmatico, nella sezione legata alla connettività, vediamo che fortunatamente è stato inserito che questa amministrazione, salvo la disponibilità economica, si dovrà dotare di fibra ottica, dotare di ponti wifi, di queste cose, e io dico meno male che siamo partiti dall'argomento della videosorveglianza per guardare anche questo, perché nel DUP del 2014-2016 nello stesso punto di discussione non c'era nulla che citava questo. Siccome, vabbè, alla fine, come sapete, io ho anche i miei problemi, però bisognerebbe approfondire bene tutto e studiare la materia, mi sono permesso di andare un po' indietro. Ed è emerso che nel 2010, sostanzialmente legato al punto della connettività, che in questi anni ci ha fatto forse sperperare un po' di soldi, nel 2010 c'erano sicuramente delle opportunità che la nostra amministrazione poteva cogliere, dando la possibilità agli operatori di telefonia di scavare il sottosuolo e avere anche delle fibre proprietarie per collegare le sedi comunali, le biblioteche, tutto, insomma, una rete distribuita sul territorio. Che non è stato fatto, opportunità che c'erano anche con la provincia di Milano, sicuramente ci saranno delle giustificazioni che io in questo momento non so. Si parlava forse anche nel 2014-2016 della banda larga verso le scuole. Ecco bene, sicuramente il problema della connettività è un problema che non è mai stato affrontato. Facciamo finta che cancelliamo completamente l'argomento videosorveglianza, connettività, e si parla di centinaia di migliaia di euro, ma sempre sull'argomento della sicurezza ci ritornerei, perché in questo bilancio sicuramente andrà una voce di spesa legata a sempre le telecamere che sono state posizionate nel sottopasso di Via Marelli. Io mi chiedo se è vero che ogni singolo euro deve essere speso bene e in maniera oculata, al di là della scelta che poi, se qualcuno non vuole fare il Grande Fratello in città e dall'altro lato invece i cittadini si sentono insicuri, probabilmente andremo tutti nel sottopasso di Via Marelli, ci sentiremo molto sicuri. Dall'altra parte è chiaro che, parlando di mense, parlando di cibi, eccetera, il paragone mi viene molto facile di farlo in questo modo: se io vado in un ristorante e voglio mangiare qualcosa, scelgo, mangio e pago il giusto. Ma se io scelgo, pago il giusto e poi mi portano un tramezzino, francamente rimango un po' deluso. Voi direte, ma dov'è che vuoi parare? Ecco, bene, allora, nel sottopasso di Via Marelli l'incidenza delle telecamere è di 20.000 euro tra telecamere e costi di connettività. Ovviamente i costi di connettività li pagheremo anno su anno, che incidono per 3.000 e rotti euro. Siccome io sono abituato nel vedere le cose, le piccole cose, ma nel vederle in modo abbastanza approfondito, ho la fortuna anche di potermi registrare come partito politico al sito MEPA, del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Bene, se io vado a vedere esattamente questa cosa, che giustamente acquistandola la paghiamo 14.000 euro più IVA, e in realtà quello che mi viene montato fisicamente, praticamente sempre sul mercato della pubblica amministrazione, diciamo mi può incidere per la metà e quindi andare a risparmiare diverse migliaia di euro,
forse un singolo euro dei cittadini non è speso bene. Se questa cosa, questo ragionamento lo moltiplichiamo in tutti i settori, in tutti i macrovolumi, in tutte le situazioni, sicuramente ci sarà da fare delle riflessioni. Questo è quello che volevo dire in maniera molto sintetica, perché poi ovviamente il dettaglio delle cose anche domani avremo modo di dirlo. Ecco. C'è da farsi delle riflessioni, ma delle riflessioni serie su questo argomento, perché sennò prendiamo in giro i nostri cittadini. Grazie. Grazie al consigliere Lanzoni. Non vedo più interventi, volevo solo riferire che il Partito Democratico avrebbe ancora 38 minuti a disposizione e il gruppo Sesto nel Cuore ne avrebbe ancora 25 minuti. Quindi se non ci sono più richieste di intervento, io direi che il tempo che ha deciso l'ultima conferenza dei capigruppo è giusto, secondo me, e poi chiuderei la seduta. Vi raccomando domani sera in orario, perché abbiamo una serata lunga. Domani sera Vabbè. Grazie. E ci vediamo domani sera, la seduta è tolta, grazie.